L'incontro di oggi, che vedrà l'intervento di Francesco Biagi e di Mario Pezzella, che è stato qui con noi molto recentemente con la relazione, insomma, il dibattito sulla CAN. Credo che sia particolarmente utile per mettere a fuoco il tema del marxismo. Il 68, che è un tema non banale, cioè spesso trattato con grande superficialità e condiscendenza, ma insomma, ci si può riflettere invece ampiamente, e alcuni spunti verranno sicuramente dalle relazioni che seguiranno queste poche parole introduttive. Innanzitutto, volevo ricordare un paio di punti che spesso si danno per scontati e che invece non possono esserlo. Cioè, il marxismo novecentesco, sino al 68, è pesantemente condizionato dalle varie e tra loro confliggenti, però tutte che si propongono come interpretazioni autentiche e in vario modo anche abbastanza dogmatiche del marxismo. Soffre molto di questa storia, di questa realtà, senza entrare nei particolari. E l'altro punto, credo entrambi rilevanti per Lefebvre, è versioni pesantemente economicistiche del marxismo. Questi sono due dati di fatto che non vanno dimenticati. Mi baso sulla mia ormai un po' compromessa memoria, ma non ho presente un influsso diretto di Lefebvre sul 68 italiano. 68 italiano intendo in senso un po' lato, no? Dal 66-67 si capiva che le cose stavano cambiando, c'era molta attenzione su possibili strumenti intellettuali, e Lefebvre, pur essendo stato tradotto già, perché la produzione poi, come emergerà, è amplissima, sterminata, era già stato tradotto. Anzi, io ho l'impressione che avessi una, come dire, una rappresentazione di Lefebvre alquanto tradizionale, cioè come un, vabbè, poi vedremo. Non ho presente, mentre verrà dimostrato soprattutto dall'intervento di Mario Pezzella che l'influsso di Lefebvre sul 68 francese è molto forte. Per esempio, nella mia ignoranza, ho scoperto solo dopo il rapporto molto intenso e molto teso in certi momenti tra Lefebvre e i situazionisti, cioè quindi temi, ecco, sempre così come promemoria. Ricordo invece, questo non l'abbiamo previsto in questo ciclo già amplissimo, è l'influsso forte di Lukács sul 68. Ma quale Lukács? Il Lukács, innanzitutto, di storia e coscienza di classe, che è stato un libro con grande impatto, veniva letto e discusso. Allora, ricondurre ad unità il percorso teorico di Lefebvre è complesso e credo che il lavoro che sta facendo, che in parte ha già fatto Francesco Biagi, sia veramente prezioso, perché Lefebvre, come tante, cioè, sono non dico tante persone, non sarebbe giusto, ma insomma, come tante fasi, è anche molto difficile da raccogliere nella loro complessità, diversità, eccetera, quali fili conduttori. A me sembra che uno sia così individuabile. Lo dirò in conclusione di queste poche parole. Lefebvre si è occupato di macro temi, cioè il tema dello Stato, il tema dello spazio nella sua costruzione, eccetera. Il tema, già citavo prima, fondamentale della vita quotidiana. Allora, da quello che ho capito io, Lefebvre è un aiuto prezioso per collocarsi rispetto, il tema è certo il capitalismo, inteso non solo esclusivamente, come per molto tempo è stato
concepito dal marxismo come modo di produzione. Qui Lefebvre si rapporta al capitalismo come una civiltà, è la civiltà capitalistica in fondo che Lefebvre cerca di capire e di descrivere, analizzare, cioè, questo mi pare il punto. Quindi un apporto grande di Lefebvre e una forte sottovalutazione. Perché è stato spezzettato, cioè quindi interessa molto gli urbanisti, pure interessa, eccetera, ma invece va preso nel suo insieme. Questo credo che il lavoro che veramente non c'è nessun complimento particolare, cioè, è la verità. Cioè, quando io ho letto la tua ricerca, io sono rimasto molto colpito per la ricchezza che non sospettavo di alcuni passaggi, soprattutto del primo Lefebvre, che non conoscevo. Ecco, adesso lasciamo a Francesco Biagi. Sì, buonasera a tutti. Allora, come ha ricordato Pierpaolo, Lefebvre è un autore amplissimo. Basti pensare che nasce nel 1901, ha 18 anni più o meno, scoppia la rivoluzione russa e quindi ha l'eco di quell'evento in Francia e muore nel 91 dopo la caduta del muro di Berlino e pochi mesi dopo l'inizio dell'implosione dell'Unione Sovietica. Quindi Lefebvre copre tutto il secolo breve e interviene filosoficamente, politicamente rispetto ai problemi che il Novecento pone. Questo è il suo approccio anche al marxismo. Infatti il suo obiettivo è quello di riuscire a tradurre, reinterpretare, far rivivere il pensiero di Marx ed Engels, rispetto ai problemi, concreti della realtà del suo tempo. È proprio per questo che, negli anni 60, per esempio, inizierà a intraprendere principalmente due ricerche, una che lo porta a insegnare sociologia urbana e quindi a iniziare i suoi studi sullo spazio, sulla città, e l'altra i seminari di teoria critica della vita quotidiana che tra Strasburgo e Nanterre a Parigi organizzava con i situazionisti e con Guy Debord. All'interno di questo ampio campo di ricerca, che è appunto l'eredità di Henri Lefebvre, cercherò di mettere a fuoco inizialmente il nesso che c'è tra Lefebvre e anche alcuni suoi libri che hanno influenzato il 68 e poi cercherò di approfondire in modo particolare le questioni riguardo la città e lo spazio urbano, tema che, di cui mi sono occupato nel dottorato che ho da poco concluso. Solo per darvi un accenno, un'idea della vastità del pensiero di Lefebvre, da giovane studente negli anni 30 compie un viaggio in Germania perché vuole studiare come il totalitarismo nazista è riuscito a influenzare gli operai e gli iscritti al Partito Comunista. E i suoi primi studi, i suoi primi libri sono appunto su come Hitler è riuscito ad andare al potere, quindi c'è anche tutto un Lefebvre studioso del totalitarismo nazista che potrebbe essere riscoperto. C'è anche il Lefebvre critico di Bergson e della scuola bergsoniana, perché sempre da studente universitario con altri amici, il cosiddetto gruppo dei filosofi, fonda appunto delle riviste dove iniziano questa critica all'autorità di Bergson a partire soprattutto dai seminari su Hegel che ascoltavano di Kojève e Hippolyte. C'è anche un Lefebvre che per contrastare l'ipostatizzazione del canone sovietico della letteratura scrive libri su diversi autori francesi e si interessa di letteratura. C'è Lefebvre studioso dello Stato che ha ricordato Pierpaolo, ha scritto quattro volumi interrogandosi appunto sul rapporto tra lo Stato e anche la tradizione marxista. C'è poi un Lefebvre che discute con Sartre e contesta all'esistenzialismo lo statuto di far parte, diciamo, della famiglia marxista. C'è Lefebvre, amico di Guy Debord, con il quale appunto iniziano a riflettere sulla Comune di Parigi,
organizzano questi seminari a Strasburgo di critica della vita quotidiana, di cui parla anche la rivista internazionale situazionista. Dopodiché, però, la loro amicizia, la loro grande amicizia sarà interrotta per questo dissidio, proprio di copyright sulle tesi sulla Comune, perché Lefebvre nel 65 pubblica il suo famoso libro, sulla Comune, ma non avvisa gli amici situazionisti, i quali appunto poi lo contestano con un articolo nella rivista situazionista intitolato Nelle pattumiere della storia. C'è Lefebvre che, acerrimo nemico di Althusser e dello strutturalismo, ecco, potremmo dire che Lefebvre, un po' lungo tutta la sua vita, ha sviluppato un marxismo eterodosso e antiautoritario, prendendo di mira soprattutto Althusser, lo strutturalismo, in quanto vedeva in Althusser il tentativo di canonizzare l'eredità di Marx in una scienza. E questa cosa qui, Lefebvre, vabbè, oltre a contestare anche la celebre divisione che Althusser fa del pensiero di Marx, del Marx giovane e del Marx più maturo del Capitale, ma c'è proprio questa tonalità del pensiero di Lefebvre che contesta proprio il fatto che il marxismo debba essere una scienza insegnata appunto in maniera precisa e scientifica. No, Lefebvre invece crede che il pensiero di Marx vada messo alla prova del tempo presente. E in questo mettere alla prova porta la filosofia verso altri campi del sapere, verso appunto nuove frontiere della ricerca, vedendo nella sociologia una maniera di entrare concretamente, di misurare la filosofia e il pensiero teorico, ecco, nei problemi che la società contemporanea pone. Su questo io sto cercando nella mia ricerca di recuperare la figura di Lefebvre come filosofo e come un filosofo appunto che non è che mette la casacca da sociologo, poi mette la casacca da urbanista, ma cerca in questo tentativo di concretizzare la filosofia, di inverarla rispetto ai problemi del presente, appunto, arriva a dibattere con sociologi, urbanisti, architetti e l'attuale rinascita degli studi lefebvriani credo abbia un grosso limite, che è quello di incastrare Lefebvre o come urbanista, architetto e studioso dell'urbano. Quindi, per esempio, la letteratura internazionale, sia anglofona e in parte anche francese, studia Lefebvre dei problemi sulla città e lo spazio urbano e studia solo quello. C'è chi invece si interroga magari sulle questioni legate alla vita quotidiana e studiano solo quello. Nella mia ricerca, di dottorato, e anche nelle attuali ricerche che sto portando avanti a Napoli presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici, sto cercando di ricostruire appunto questo Lefebvre filosofo che desidera misurare il pensiero di Marx ed Engels a partire dai problemi del capitalismo fordista e della modernità capitalista. Quindi un Lefebvre critico della modernità, di una modernità specifico capitalista, in quanto in Lefebvre non abbiamo, Lefebvre non è radicalmente antimoderno, propone una teoria, un pensiero che nella modernità cerca di scorgere anche quelle brecce che possono deviare il corso della storia del progresso capitalista per riuscire appunto, a liberare la modernità verso appunto sistemi sociali meno oppressivi, ma ad esempio non è, pur riprendendo certe questioni di Martin Heidegger sulla casa, sull'abitare, non è ad esempio un critico della modernità alla Heidegger, dove appunto c'è tutto un recupero anche reazionario del passato e di un passato premoderno. Su questo, un'ultima cosa da ricordare: Lefebvre
diventa professore molto tardi, negli anni 50 fa il suo dottorato dopo la seconda guerra mondiale e sostanzialmente verso i 40 anni inizia a insegnare. Questo un po' a causa della guerra, dove ha fatto il partigiano e era iscritto al Partito Comunista Francese. Lui ricorda in diverse interviste con molta nostalgia il periodo di nascita del Partito Comunista Francese negli anni 20, negli anni 30-40, soprattutto durante il periodo del Fronte Popolare fino poi alla Resistenza, poiché vedeva in quella strutturazione partitica del movimento operaio francese una maniera di costruire un altro tipo di società, un'alternativa di società, cosa che poi è stata stroncata dall'ortodossia stalinista che sempre più ha preso spazio nel Partito Comunista Francese fino a espellere Lefebvre nel 58 proprio perché la linea di partito non condivideva la sua ermeneutica marxiana. Lefebvre è un intellettuale tra i primi a tradurre, ad esempio, alcuni testi di Marx ed Engels in francese e a fare questi libretti per le scuole di partito negli anni 30 e 40. E emblematico è questo aneddoto, il suo libricino sul materialismo dialettico, che è datato intorno agli anni 40, viene da un lato bruciato dai nazisti in Germania e poi con l'arrivo dei nazisti in Francia, dall'altro lato censurato dal Partito Comunista Francese perché appunto non consono al canone ortodosso che veniva emanato da Mosca. Quindi in questo troviamo un autore molto ricco che ha avuto. Ha trovato molti ostacoli sia dal punto di vista politico, nel dibattito, insomma, della società del suo tempo, sia, nell'accademia stessa, perché, non ha mai creato una scuola e uno dei rimproveri più grossi che faceva Althusser era proprio questa scolastica marxista, per la quale appunto forse anche è stato dimenticato comunque. Il pensiero di Lefebvre ha funzionato come un fiume carsico, torna adesso in auge per certi concetti come il diritto alla città, la produzione dello spazio, vita quotidiana, ma non abbiamo ancora un quadro completo di questo, proprio perché ecco, anche i suoi allievi o comunque chi ha potuto portare avanti i suoi studi, poi ha trovato diversi problemi e ostacoli. Lefebvre è un autore che influenza molto gli studenti prima di Strasburgo e poi di Parigi, gli studenti appunto che poi parteciperanno al 68 francese. Il suo principale biografo, che è Rémy Hesse, in Francia, dichiara che raramente un professore all'università ha avuto una così grande influenza sugli suoi studenti. Questo perché, ad esempio, Lefebvre a Strasburgo, negli anni che ha insegnato a Strasburgo, apriva le sue lezioni non solo diciamo, ai suoi studenti che dovevano frequentare i corsi, ma a tutta una serie di persone che desideravano interrogarsi su certe questioni. I seminari di critica alla vita quotidiana fatti a Strasburgo, per esempio, partecipava Guy Debord e il gruppo di situazionisti di Strasburgo, che non avevano nulla a che fare né con il campus né comunque con l'ambiente universitario, però c'era questo seminario che poi è diventato molto famoso proprio per anche la qualità alta degli studi proposti. Questo diciamo nei primi anni 60. Nel 65, fino al 68, Lefebvre viene chiamato a insegnare a Nanterre, a Parigi, in un campus costruito ad hoc da poco fuori città,
dove appunto l'università parigina si espande, costruisce appunto nuovi edifici e costruiscono questo campus. Accanto a una baraccopoli, a una delle tante baraccopoli degli operai migranti, di cui poi tornerò e approfondirò la questione rispetto ai temi urbani. Ma l'importanza di Lefebvre a Nanterre è per la sua lettura, soprattutto del 68, nel senso che gli studenti parigini che poi parteciperanno al Maggio francese, il più famoso Daniel Cohn-Bendit era un allievo di Lefebvre, ad esempio. E a Nanterre insegnava anche Alain Touraine. I suoi studenti diranno, Lefebvre, in un'intervista molto ampia che si intitola Il tempo degli equivoci, dichiara appunto: alcuni studenti di Nanterre vengono a dirmi, è il tuo libro sulla Comune che ci ha dato questa idea. In effetti, questo libro ha tentato di stabilire che gli operai parigini, cacciati dal centro città da Haussmann, avevano voluto riprendersi lo spazio da cui erano stati cacciati, il loro spazio. Lefebvre nel 65 dà le stampe questo libro sulla Comune, poi lascerò a Mario approfondire la questione della Comune, dove teorizza l'idea di questa rivoluzione urbana, dove gli operai cacciati dal centro città nella rivolta della Comune si riprendono lo spazio. Questo, diciamo, questo parallelo, questo paragone viene fatto dagli studenti stessi che leggono il libro sulla Comune di Lefebvre e seguono le sue lezioni e quando pensano alla pratica politica nel Maggio francese, ma comunque in tutti i movimenti sociali studenteschi che erano nati intorno al 68, dicono facciamo come il libro di Lefebvre sulla Comune. C'era questa idea, ecco, gli studenti eleggono Lefebvre un po' come il loro intellettuale di riferimento, nonostante Lefebvre comunque non si è impegnato direttamente. Credo avrà partecipato comunque a cortei e manifestazioni, ma il livello alto dei seminari, degli studi lefebvriani e degli interrogativi anche che poneva agli studenti stimola così tanto l'interesse degli studenti stessi proprio appunto da eleggerlo come loro maestro. In questa lettura Lefebvre, in questo solco Lefebvre, nota come il 68 francese sia il tentativo di mettere in pratica tutta una serie di studi e di teoria filosofica e sociologica che erano nati appunto tra Strasburgo e Nanterre. Sempre nel tempo degli equivoci, Lefebvre parla del 68 non fermandosi solo a Parigi, al Maggio francese, nel senso che lui legge il 68 come una contestazione, da un lato, del capitalismo di Stato, il modello, diciamo, occidentale, europeo, di capitalismo di Stato, di società dei consumi. Dall'altra, legge Parigi, ma anche Praga insieme, dicendo il 68 è contestazione del capitalismo di Stato, ma anche del socialismo di Stato. In Lefebvre, lo dirà poi molto bene Mario parlandoci della lettura che fa Lefebvre della Comune di Parigi, viene assunta fortemente la critica della sovranità statuale del giovane Marx, degli scritti sulla Comune e della critica del diritto statuale hegeliano. Questa lettura, ecco, di una democrazia che non si realizza veramente nella struttura dello Stato permea tutti i suoi studi, fino anche alle questioni legate più allo spazio e alla città.
È importante ricordare, accanto appunto alle interviste che ho citato, Lefebvre nel 68 sull'onda degli eventi, scrive un libro, L'Irruption de Nanterre, e in questo libro fa un po' il bilancio, dello stato dell'arte del 68 in Francia e questa lettura, ecco, del 68. Ritrovando una ripresa dei valori e della pratica politica dei comunardi del 1871 e quindi questo conflitto politico e sociale che si innerva nello spazio urbano e nella città fa ritrovare in Lefebvre proprio il destino della comune e comunque il conflitto che si sviluppa nella città, nella polis, è un po', ecco, l'archetipo, un po' la struttura che permea tutto il destino della città, come vedremo. Gli anni 60 e 70 sono emblematici per gli studi urbani e sullo spazio. Ho già citato appunto il volume sulla Comune del 65, nel 68 esce anche Il diritto alla città. Nel 70 il libro La rivoluzione urbana e la raccolta di scritti di un suo di scritti di Lefebvre fatta da un suo allievo intitolata Dal rurale all'urbano. Nel 72 Il marxismo alla città e il secondo volume Spazio politica il secondo volume sul diritto alla città intitolato Spazio politica fino al 74 dove verranno date le stampe i due grossi volumi sulla produzione dello spazio. Quindi ecco, credo che per inquadrare Lefebvre rispetto al 68, che è un po' il filone di questo seminario, sia cruciale parlare delle Lefebvre, degli studi sullo spazio e degli studi urbani, o perlomeno ecco, io cercherò di approfondire questa tematica. Gli studi di Lefebvre sullo spazio urbano nascono. In realtà nascono dagli studi da un altro punto di vista, che è quello degli studi sul mondo rurale. Lefebvre, tra gli anni 30 e 40, viene invitato a compiere delle ricerche sociali dal Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari dei Pirenei francesi. Questo museo era nato su impulso del governo del Fronte Popolare perché appunto si notava come in Francia stava perdendo piede il fascismo e come il fascismo iniziasse a demistificare le arti popolari, la cultura popolare in ottica nazionalista. E questo museo appunto commissiona Lefebvre degli studi sulla campagna dei Pirenei e questo tema poi Lefebvre dovrà interromperlo a causa della guerra dove appunto come ho detto prima si darà alla macchia e farà il partigiano ma comunque ecco riprenderà questi studi sul mondo rurale per il suo dottorato e in questi studi sul mondo rurale Lefebvre cerca di interpretare gli studi marxiani per analizzare appunto il mondo rurale della Francia degli anni 40 e 50. Lefebvre propone di fatto una sorta di sociologia storica, nel senso che dei Pirenei francesi ne ricostruisce, deve seguire ecco, il progetto dato dal museo e ricostruisce un po' la storia di quelle campagne e cerca di appunto ricostruirne la storia analizzando come la campagna francese e il sistema diciamo rurale continuasse ecco, ad essere fondato
sui dispositivi che Marx rintraccia nella teoria della rendita fondiaria del capitale. Quindi Lefebvre cerca di usare concetti e gli studi marxiani, ecco, per leggere il presente. Questo interesse per la città in realtà inizialmente appunto è un interesse per il mondo rurale e nota come, soprattutto in modo particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, si crei il ruolo del cosiddetto grande affittuario capitalista, ovvero molti proprietari terrieri che però non riuscivano a mettere a valore appunto il terreno per diversi motivi, si affidavano a questo grande affittuario, il quale funzionava un po' come da agenzia, ecco. Veniva ceduto il terreno a questo grande affittuario, il quale dava una parte dei guadagni ai proprietari. Dopodiché predisponeva lui tutta l'organizzazione della manodopera e dei proventi che venivano prodotti da quelle terre. Lefebvre nota come l'innesto della tecnologia capitalista subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, o comunque con la crescita dei consumi, trasforma i terreni agricoli come vere e proprie fabbriche di grano. E nota come accanto allo sfruttamento della manodopera precaria che comunque appunto veniva anche da altre regioni, si accompagna allo sfruttamento della natura e del mondo appunto naturale. Questo interesse, ecco, per le questioni ambientali permea gli studi rurali di Lefebvre, ma poi progressivamente, ecco, diciamo, nello studio sulla città verranno meno. È qui che Lefebvre si misura anche con l'inchiesta sociologica, come ho detto appunto, soprattutto nelle regioni dei Pirenei francesi, e mette in luce appunto alcune dinamiche del capitalismo agrario francese. L'attualità, credo, dell'analisi lefebvriana sul mondo rurale, credo sia innanzitutto uno, il provare a appunto misurare le categorie che Marx aveva pensato nell'Ottocento, a misurarle in Fieri nella seconda metà del Novecento. E in Francia da un lato. Dall'altro lato, sull'oggi, credo che alcuni usi che Lefebvre fa di Marx possano essere ripresi, ad esempio, per analizzare i progetti di sviluppo della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale nel sud del mondo. Fenomeni anche come il land grabbing. Fenomeni anche come i migranti ambientali o il cosiddetto capitalismo estrattivista in America Latina sono temi che sono stati ripresi da un gruppo di lavoro che c'è a Londra, coordinato da Stuart Elden, che è uno dei più grandi, insomma, uno dei più importanti interpreti di Lefebvre del mondo anglosassone, dove appunto è stato ripreso per questo, riguardo le analisi sul rurale. Nonostante comunque siano studi datati e noi possiamo leggere gli studi di Lefebvre sul mondo rurale francese, estrapolando, ecco, le categorie e l'aggiornamento delle categorie marxiane rispetto appunto alla congiuntura che racconta. In seguito, o comunque ecco, assieme agli studi rurali, Lefebvre inizia a interessarsi però anche di come il capitalismo fordista condiziona la vita quotidiana in generale dell'uomo moderno europeo occidentale. E, ad esempio, il primo libro sulla critica della vita quotidiana è del 47. E dagli studi sulla vita quotidiana nascono anche poi gli studi urbani.
E gli studi urbani di Lefebvre nascono perché Lefebvre vede come la città divori sempre più la campagna e il mondo rurale, come la città si espanda e in questo suo espandersi erode la campagna, erode il mondo rurale, però non ricreando città, ma creando ciò che lui chiama tessuto urbano. La categoria, il concetto di tessuto urbano in Lefebvre è appunto questo intersecarsi del mondo rurale e del mondo urbano e di come il mondo urbano di fatto sia sempre più si allarghi sempre di più e comunque e la sua obesità, ecco, provochi l'anoressia della campagna. E in questo passaggio, ecco, del mondo rurale che viene sempre meno e del mondo urbano che si allarga sempre di più, Lefebvre inizia a interrogarsi sulle questioni appunto legate all'urbano e alla città. Come sappiamo, celebre è la sua il concelebre è il concetto di diritto alla città che oggi è stato ripreso sia dai movimenti sociali, sia in Italia conosciuto soprattutto per i libri che sono stati tradotti di David Harvey. Anche se, ecco, nonostante David Harvey sia un buon interprete di Lefebvre, lui da geografo marxista critico mette in luce più le questioni legate alla rivoluzione urbana. Io lungo questo intervento, questo seminario, cercherò di dare una lettura, ecco, più ampia e più completa dello sviluppo del concetto di diritto alla città. Riguardo appunto proprio a questo concetto, credo che sia emblematica una citazione che ora vi leggo. Questa espansione della città si accompagna a una degradazione dell'architettura e del quadro urbanistico. La gente è costretta alla dispersione, soprattutto i lavoratori, allontanati dai centri urbani. Ciò che ha dominato il processo di espansione delle città è la segregazione economica, sociale, culturale. L'urbanizzazione della società si accompagna a un deterioramento della vita urbana. È pensando a questi abitanti delle periferie, è pensando alla loro segregazione, al loro isolamento, che parlo in un libro di diritto alla città. Ecco, credo che in questo articolo di Lefebvre, intitolato La borghesia e lo spazio, inserito nella più ampia raccolta Spazio Politica, capiamo meglio cosa intendeva Lefebvre per diritto alla città quando, precedentemente a questo libro, che è degli anni 70, nel 68 appunto scrisse il pamphlet Il diritto alla città. Innanzitutto, ecco, qui diritto alla città si pone in continuità con l'eredità marxiana e l'obiettivo dell'analisi urbana di Lefebvre è proprio quello di rinnovare il concetto di proletariato che c'era in Marx e appunto questo problematizzare il proletariato nel mondo urbano della seconda metà del Novecento porta Lefebvre a guardare a tutti quei lavoratori, quegli abitanti delle periferie che vivono le contraddizioni dello sviluppo capitalista dal punto di vista spaziale e urbano. Lefebvre, infatti, nelle sue lezioni nell'Università di Nanterre a Parigi, ai suoi studenti dice: se volete diventare dei bravi sociologi urbani, dovete andare a vedere come vivono gli operai delle colonie che appunto hanno costruito le loro baracche nella baraccopoli accanto al campus di Nanterre. Nanterre ora ormai fa parte comunque della città di Parigi, ma negli anni 50 e 60 era periferia.
e c'era ancora appunto tutto uno spazio rurale che progressivamente veniva urbanizzato. In questo processo di urbanizzazione, ecco, i lavoratori delle colonie francesi, non potendo affittarsi abitazioni migliori, si erano autocostruiti proprio delle vere e proprie baraccopoli alle porte di Parigi. C'è un bellissimo film che si intitola Uomini senza legge, di un regista magrebino che si chiama Bouchareb, dove vediamo il film riguarda più, diciamo, come il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino opera nella Parigi degli anni 60, ma vediamo proprio appunto la miseria di queste baraccopoli alle porte di Parigi e di come il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino recluti diversi occupati nelle fabbriche della Peugeot e della Renault, ma anche disoccupati di ragazzi che venivano in Francia per cercare fortuna, ma anche perché vedevano nella Francia, la terra appunto della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, e poi in realtà si trovavano a vivere in queste baracche alle porte di Parigi, dove non c'era luce elettrica, non c'era acqua corrente, non c'erano le strutture basilari per avere un'abitazione dignitosa. Credo che Lefebvre, evidenziando i suoi studenti di guardare, di studiare la città e soprattutto la forma che sta prendendo la città negli anni 50 e 60, durante appunto l'esplosione del Fordismo, credo che Lefebvre metta in luce anche un metodo sociologico, filosofico, che è quello di guardare alla città prodotta dal modello fordista, di guardare la città dal punto di vista dei suoi margini, dal punto di vista degli esclusi, da chi, diciamo, subisce le ingiustizie, subisce l'oppressione di quella società dei consumi, appunto, che è a due facce. È a due facce perché nel centro città produce luoghi affascinanti, luoghi dove, appunto, per richiamarsi a Debord, la società dello spettacolo, attraverso il fascino delle merci, ha pieno agio e piena libertà di svilupparsi e anche di sviluppare un immaginario e stili di vita, mentre nella periferia produce appunto miseria, produce marginalità urbana, marginalità spaziale. E questo particolare sguardo, ecco, sulla città è anche lo sguardo, è la traduzione, diciamo, dello sguardo che Marx, aveva nell'Ottocento rispetto alla miseria del proletariato, industriale ottocentesco. E questa idea appunto di, spostare l'analisi non solo al proletariato classico, ma appunto a, chi non solo vive condizioni precarie di lavoro, ma anche chi le vive nella sua vita quotidiana, nel tempo libero, credo sia un metodo, ecco, molto attuale per leggere anche lo stato attuale della città e del modello neoliberale di città che si è sviluppato. Ecco, dobbiamo tenere conto che Lefebvre e le categorie filosofiche e sociologiche di Lefebvre sono categorie che guardano alla città fordista, che guardano appunto al capitalismo del Novecento, che è un sistema diverso da quello attuale. Ma credo che Lefebvre si faccia profeta e anticipatore di certe dinamiche attuali. Ad esempio, questi studi di Lefebvre proprio sulle periferie parigine, oggi sono stati, ecco, il suo metodo potremmo rivederlo per esempio negli studi che Loïc Vacquin ha fatto nella banlieue francese e nei ghetti americani. Ecco, questo partire dai margini credo possa essere un metodo anche per
guardare all'attuale modello neoliberale che di fatto ha messo in vendita lo spazio e è riuscita, ecco, a trarre valore anche dallo spazio urbano. Questo sostare nella soglia, ecco, tra margine e centro di Lefebvre, credo che sia una capacità anche di dire la verità su certe questioni, su certe dinamiche sociali e politiche. Lefebvre arriva a partire da questa analisi sulle periferie a coniare il concetto di neocolonialismo interno, ovvero vede come le dinamiche coloniali che si sviluppano nel sud del mondo in realtà vengano riproposte nelle periferie, nelle zone marginali delle città europee. E quindi come sostanzialmente una periferia e una baraccopoli degli anni 60 e 70 di Parigi non sia molto diversa da una baraccopoli di qualche stato africano, e di come appunto gli stessi migranti magrebini vedano che l'essere arrivati a Parigi magari ti permette di fare l'operaio alla Peugeot, alla Renault, comunque ecco, di avere un salario, ma di fatto la miseria spaziale e ambientale in cui vivono è sostanzialmente la stessa, e di come ecco, quel paradiso che era presentato in realtà non sia veritiero. Questi studi di Lefebvre sulle periferie sono molto attuali, per esempio in Italia, pensiamo al libro scritto da Ivan Sagné, Ghetto Italia, dove racconta come i braccianti nel sud Italia vivono appunto in vere e proprie baraccopoli quando vengono chiamati per la stagione della raccolta dei pomodori. Oppure ecco anche tutti gli studi sulla forma campo fatti da Agamben o lo stesso antropologo Michel Ager, che ha scritto un libro, Un mondo di campi, dove racconta appunto le dinamiche di contenimento e di concentrazione urbana, soprattutto ecco, riguardo le migrazioni. Credo che Lefebvre abbia ancora molto da dire rispetto a questo metodo, soprattutto per gli studiosi delle dinamiche urbane. Ora cercherò di dare un po' di definizioni teoriche per entrare un po' nel vocabolario teorico di Lefebvre. Lefebvre definisce la città come la proiezione della società sul territorio, quindi Lefebvre vede la città come una declinazione spaziale della società e si approccia agli studi urbani proprio in questo senso, ovvero nel tentare di esplorare la dimensione dello spazio in tutte le sue sfaccettature politico-sociali. E in questa la città, nell'essere appunto la proiezione della società su un determinato territorio, è emblematica innanzitutto per come a livello spaziale si riproducono le asimmetrie politiche, sociali, le differenze economiche, gli stessi rapporti di produzione economici, secondo Lefebvre, hanno una ripercussione nello spazio, nell'organizzazione dello spazio cittadino. E in questo, ecco, Lefebvre nota come la città, il modello di città capitalista prodotto dall'industrializzazione nell'Ottocento, sia un modello di città che, cioè, se inizialmente l'industria nell'Ottocento
appunto, è un fenomeno nuovo che condiziona appunto la città, creando tutta una serie di periferie. Pensiamo appunto all'inchiesta di Engels, alla situazione della classe operaia in Inghilterra, così. Nel Novecento in realtà è l'urbanizzazione stessa che prende il sopravvento, secondo Lefebvre, sull'industrializzazione, nel senso che il capitalismo capisce come lo spazio sia una dimensione dove poter mettere a valore e creare profitto. Lefebvre fa, per esempio, l'esempio, per parlare dell'Italia, fa l'esempio di Venezia, di come dal 1950 Venezia inizia a svuotarsi in favore del polo industriale di Mestre e di Porto Marghera. E di fatto la città antica, la città storica, venga distrutta, smobilitata, ecco, dal suo vivere attraverso appunto il processo di industrializzazione, e come il processo di industrializzazione abbia dirette conseguenze sui processi di urbanizzazione. E di fatto, secondo Lefebvre, questo nesso tra industrializzazione e urbanizzazione è un po' l'asse portante dello sviluppo capitalista nell'Europa del Novecento. Addirittura Lefebvre arriva a dire che l'urbanizzazione prodotta dal capitalismo è la nuova matrice di socializzazione dell'uomo moderno, e di come l'uomo moderno della seconda metà del Novecento appunto si formi a partire dal nesso industrializzazione-urbanizzazione. Da un lato, appunto, una città condizionata dall'industria, ma questa città che si svuota, creando altri nuovi agglomerati urbani, tessuto urbano, spesso nei pressi appunto delle industrie stesse, dà vita al consumo turistico, dà vita al fatto che la città antica, la città classica, diventa luogo di consumo, luogo di turismo, non più luogo di vita, non più valore d'uso delle classi popolari, ma non solo popolari, comunque, ecco, di quel mix di abitanti che c'era prima. Di conseguenza, appunto, certe città iniziano ad avere un destino più verso il consumo turistico e a quello che Lefebvre chiama pellegrinaggio estetico. Altri invece iniziano appunto a configurarsi come poli industriali, altri ancora come poli di comando tecnocratico e finanziario. Lefebvre infatti sia nel libro Il diritto alla città del 68, sia nel secondo volume del 70, intravede questa asimmetria che si crea tra le diverse città, e di come certe città dominino le dinamiche economico-sociali di altre. Questo consumo turistico delle città non investe in realtà solo lo spazio urbano, ma anche il mondo rurale. Il mondo rurale, appunto, sempre più attraverso la tecnologia, riduce il suo bisogno di manodopera, e gli stessi borghi medievali, o comunque i borghi appunto più delle zone di campagna, diventano anch'essi mete turistiche, e di un turismo che rivede nello stile di vita popolare, come dire, una maniera di vivere che non è più una maniera di vivere, ma è una maniera di appunto di consumo turistico, di cliché culturale, di cliché degli usi, dei costumi, ecco, di un popolo, di una determinata regione. E è entro queste dinamiche che Lefebvre appunto sviluppa la definizione di tessuto urbano.
E questo tessuto urbano, che non è appunto né vera città né vera campagna, ma è proliferazione dell'urbanizzazione, Lefebvre va a definirla come società urbana e prevede il fatto che per il secolo XXI appunto divenga la società urbana il vero ambiente dove l'uomo moderno vivrà. E in questo ha avuto ragione. C'è il bellissimo libro del sociologo americano Mike Davis, Il pianeta degli Slum, dove spiega benissimo con diversi dati come la maggioranza della popolazione mondiale oggi viva in uno spazio urbano e non più appunto nello spazio rurale, e di come ecco tutta questa parte di umanità sia stata sradicata dal mondo rurale per vivere alle porte delle città nella marginalità urbana delle periferie. Questi studi di Lefebvre sulla città iniziano, come ho detto, negli anni 60, ma negli stessi anni 60 in Francia inizia a farsi spazio la disciplina della sociologia urbana, nel senso che furono organizzati dei convegni dove si chiedeva il contributo di filosofi, antropologi, sociologi, storici. E da lì iniziano un po' i primi studi urbani in Francia, e appunto a diversi studiosi delle più disparate discipline viene chiesto di occuparsi appunto della tematica urbana. Mentre Lefebvre assume fino in fondo gli studi urbani, e appunto a Nanterre andrà a insegnare proprio la disciplina di sociologia urbana da filosofo, qual era rispetto agli studi da cui proveniva, ci sono sociologi oggi molto famosi, come ad esempio Manuel Castells, che contestano questa dinamica, questa prospettiva di studi. Manuel Castells è pur oggi, nelle attuali analisi sulla città, pur avendo assunto molte categorie di Lefebvre, in realtà negli anni 60 innanzitutto è uno dei dottorandi di Alan Touraine, che contesta Lefebvre, contesta gli studi urbani di Lefebvre, sostenendo il fatto che studiare l'urbano è un modo per deviare dall'asse centrale degli studi marxisti, che sarebbe la contraddizione tra capitale e lavoro. E Castells contesta Lefebvre appunto dicendo gli studi urbani in realtà è un modo dell'ideologia dominante di creare una nuova disciplina e di sostanzialmente proporci di studiare delle questioni che però non sono il nesso cruciale, non sono il nodo che dovrebbero affrontare gli studiosi cosiddetti marxisti. Castells è un allievo di Althusser, è uno strutturalista e nel libro La questione urbana contesta aspramente Lefebvre. E il conflitto tra Lefebvre e l'althusserismo è cruciale non solo, ecco, per ricostruire un'ermeneutica marxiana e comunque il dibattito su Marx negli anni 60 e 70 in Francia, ma è cruciale anche per capire la nascita degli studi urbani in Francia, di come gli studi urbani in Francia nascono sostanzialmente accusando Lefebvre di tradire, ecco, una linea ortodossa di studi su Marx e di accettare le sovrastrutture in voga delle discipline accademiche del momento. Lefebvre, credo, facendo un passo oltre agli studi appunto che partono dal punto di vista delle periferie e dal punto di vista, ecco, della marginalità urbana,
credo sia profondamente un pensatore della crisi della città, nel senso che Lefebvre mette in luce, svela e disvela di fatto, come il modello, il patto fordista-keynesiano in realtà abbia tutta una serie di elementi, ecco, contraddittori. E in questo essere pensatore della crisi della città non è un autore, uno studioso, ecco, che nega radicalmente la modernità. Quando lui usa il concetto di rivoluzione urbana, nel suo famoso libro, appunto, La rivoluzione urbana, per Lefebvre la rivoluzione urbana è sia, diciamo, l'opera del fordismo capitalista, la manipolazione dello spazio urbano, la produzione dello spazio urbano fatta dal capitalismo, ma la rivoluzione urbana anche è quelle opportunità che sono date dal basso dei movimenti sociali di sovvertire la dinamica capitalistica, di sovvertire appunto i rapporti di valore d'uso e valore di scambio che ci sono nella città. Lefebvre riprende i concetti di valore d'uso e di valore di scambio del Capitale di Marx e da questioni, diciamo, prettamente di circolazione economica, li trasla sullo spazio urbano e nota come lo spazio dà valore d'uso, quindi dà ambiente dove l'uomo, gli abitanti, gli utenti costruiscono il loro spazio di vita a partire da delle esigenze, da bisogni, da desideri. Come questo sia in realtà divenuto anch'esso valore di scambio, quindi luogo dove trarre profitto, anche a scapito dei bisogni stessi degli abitanti e degli utenti. In Lefebvre, infatti, c'è il recupero dell'idea di città come opera d'arte. Questo concetto di città come opera d'arte in realtà viene dai suoi studi con i situazionisti, ma anche dalle influenze con il surrealismo, con il dadaismo, dove appunto Lefebvre cerca di politicizzare, ecco, queste correnti più estetico-politiche e sostiene che la città o comunque lo spazio urbano dovrebbe essere un luogo che sta all'abitante, all'utente, come un'opera d'arte sta al suo artista, e che coloro che abitano un determinato spazio hanno il pieno diritto di produrlo. L'idea di produzione dello spazio, che espone in due ampi volumi, è un'idea non solo di critica della produzione dello spazio capitalista, ma è anche la proposta di come poter produrre uno spazio urbano a misura d'uomo, di come riuscire a inverare autenticamente l'umanità e di come in realtà il capitalismo fordista sia di fatto incastrato in una dinamica antiumana o comunque nociva per il mondo, per gli uomini. In questo Lefebvre nota, si spinge ad analizzare anche l'abitare, come la gente abita nella società urbana della seconda metà del Novecento, e nota come di fatto la Francia della seconda metà del Novecento inizia a costruire questi grandi palazzi, questi cosiddetti grand ensemble. Ovvero lunghi palazzi, lunghe periferie dove sì, si dà una casa a tutti, ma di fatto si predispone che la classe operaia francese viva in città dormitori, in città
che non hanno, di cui sono privi, di servizi. Lefebvre le chiama in un'inchiesta fatta sempre sui Pirenei francesi, sulla nascita, della città, di Lac Moureux, le chiama vere e proprie conigliere e dice come, spiega come l'architettura funzionalista ideata da Le Corbusier, se da un lato, ecco, pensa l'abitare come un abitare per tutti, dall'altro lato, pensa l'abitare come nella stessa maniera scientifica in cui, Taylor aveva pensato il taylorismo e la catena di montaggio dei tempi moderni di Charlie Chaplin. Infatti, Lefebvre si spinge a criticare il pensiero di Le Corbusier fino a individuare come Le Corbusier avesse pensato a un modello di macchina per abitare, sono parole di Le Corbusier. E di come Le Corbusier abbia pensato l'ambiente della casa appunto come una macchina per abitare e di come ci fosse questo mito di traslare la tecnica che si stava sviluppando nell'industria anche negli altri ambienti di vita dell'uomo. Di conseguenza nella macchina per abitare in realtà abbiamo appunto questi appartamenti standardizzati dove dobbiamo dare un letto e creare appunto un ambiente affinché l'operaio che di giorno lavora nella catena di montaggio abbia spazio per riprodursi. E in questo nesso tra produzione industriale e riproduzione, i luoghi dove abitano gli uomini, Lefebvre costruisce la sua critica del modello abitativo fordista. E a questo contrappone anche qui un'idea mediata appunto dall'arte, dall'estetica del mondo dell'arte del cosiddetto abitare poeticamente del filosofo fenomenologo Bachelard. Dove appunto all'abitare standardizzato, funzionalizzato, all'abitare, alle macchine per abitare delle Corbusier, lui propone un'idea invece di abitare poeticamente, ovvero la possibilità dell'uomo di poter abitare in un luogo che personalizza, che costruisce a partire dai propri bisogni e desideri, e questi bisogni e desideri propri li misura collettivamente, politicamente, con il resto degli uomini. Esemplare è un libro di Le Corbusier che si chiama Architettura o Rivoluzione, dove Le Corbusier spiega come attraverso l'architettura e l'architettura funzionalista, fordista, sia possibile disinnescare il pericolo della rivoluzione. E sostanzialmente con il modello funzionalista Le Corbusier pensa di dare una casa a tutti proprio per di riuscire a estendere diritti basilari, ma non in favore, ecco, di un abitare positivo, comunque che dia spazio, ecco, all'uomo, alle sue pratiche relazionali, eccetera, ma un abitare appunto standardizzato che riproduca o che comunque possa innestare il modello della tecnica fordista e taylorista anche nello spazio. È per questo che Lefebvre vede in Le Corbusier il moderno Haussmann, ovvero come Haussmann aveva sfondato i quartieri parigini aprendo queste grandi vie, grandi strade per disinnescare di fatto le cospirazioni rivoluzionarie nella Parigi ottocentesca del Secondo Impero, così Le Corbusier e i suoi interpreti nella seconda metà del Novecento in Francia progettano le città e progettano lo stile di vita, il modo di vivere di gran parte della popolazione. E in questo Lefebvre distingue il concetto di habitat e il concetto di abitare. L'habitat è il modello standardizzato, la produzione di un ambiente standardizzato del modello funzionalista. L'abitare invece è un modello relazionale che pensa l'essere in comune degli uomini. E qui Lefebvre riprende
un saggio di Heidegger sull'abitare, dove Heidegger ricostruisce appunto il concetto di abitare come il riuscire a instaurare una dinamica di essere e di stare, dello stare nel mondo dell'uomo che sia che tenga conto, ecco, dell'ambiente in cui l'uomo vive. A partire da, diciamo, da questa breve rassegna, ecco, delle categorie lefebvriane sullo spazio urbano, veniamo a chiederci: ma che cos'è questo diritto alla città che Lefebvre ha ideato? Che cosa significa? Ecco, io credo che qui c'è ampia letteratura che ha pensato il diritto alla città anche dal punto di vista giuridico, cercando di codificarlo come l'ennesimo diritto da aggiungere alla lunga lista dei diritti umani. Ma c'è chi ha postulato il diritto alla città come un significante vuoto, quindi appunto un'idea che può essere riempita di volta in volta da chi la pratica o comunque la utilizza per i propri scopi sociali, politici. Io credo invece che il diritto alla città per Lefebvre sia un significante pieno, nel senso che Lefebvre ci ha detto che cos'è il diritto alla città. Innanzitutto il diritto alla città abbiamo compreso come sia ideato dal punto di vista appunto delle baraccopoli, delle periferie, di chi vive ai margini della città. Quindi è un concetto pensato per gli oppressi, per i gruppi sociali più deboli che o che vengono espulsi o che comunque vengono relegati a una vita misera fuori dalla società dello spettacolo presente nel centro urbano. E Lefebvre a questo proposito scrive: non si tratta di un diritto nel senso giuridico del termine. Questi diritti, come il diritto alla città, non sono mai letteralmente realizzati, ma vi si fa continuamente riferimento per definire la situazione di una società. Il diritto alla città, infatti, si annuncia come appello, come esigenza. E prosegue: la città è il terreno e la posta in gioco dei conflitti politici tra il popolo minuto e il popolo grasso, l'aristocrazia o l'oligarchia. I detentori della ricchezza e del potere si sentono costantemente minacciati. Giustificano il loro privilegio di fronte alla comunità, dispensando sontuosamente la loro fortuna in edifici, congregazioni, palazzi, ornamenti e feste. A partire da questa definizione che vi ho letto, io credo, perché qui Lefebvre non cita, scrive, diciamo, a memoria. Riproponendo l'idea del popolo minuto, del popolo grasso, credo che Lefebvre faccia riferimento alla teoria del conflitto, di Niccolò Machiavelli, che in quegli anni veniva studiato da un autore come Claude Lefort, uno degli animatori del gruppo di Socialismo Barbarie, gruppo che Lefebvre ha frequentato, con cui insomma ha avuto diversi rapporti. E ecco, io credo che qui Lefebvre, in questa citazione tratta dal diritto alla città del 68, riproponga un'idea della città che fa riferimento a il Machiavelli di Lefort e a un Machiavelli che vede nello spazio urbano il luogo dell'espressione dei conflitti e il luogo dove vengono a galla viene a galla la verità delle asimmetrie economico e sociali presenti nella società capitalista e fordista. Propongo quindi di leggere il diritto alla città o di vederlo in un'ottica, in una concezione conflittualista, ovvero il diritto alla città non è un problema giuridico, non è un problema appunto di scrivere una legge o un articolo di qualche dichiarazione che lo garantisca comunque, ma è una questione filosofico-politica, è una questione che riguarda l'agire politico e è soprattutto un concetto in mano al popolo minuto che vive nelle periferie,
che si vede espulso dalla società dei consumi e dalla società dello spettacolo. È di fatto uno strumento che Lefebvre lascia in mano all'agire politico per sovvertire appunto il tempo e lo spazio del capitalismo fordista. E in questo diritto alla città, ecco, come strumento per leggere i conflitti urbani, per leggere le asimmetrie dell'urbano, ritroviamo la possibilità di vedere, di interpretare la città come opera, come fine in sé per l'abitare dell'uomo. E come luogo pensato anche per il libero godimento dei bisogni e dei desideri degli uomini. Quindi, nella dicotomia fra valore d'uso e valore di scambio, come una riappropriazione degli spazi e una riappropriazione del valore di scambio affinché sia e possa diventare valore d'uso. Questa è l'altra faccia della rivoluzione urbana, cioè se c'è una rivoluzione urbana del capitale che appunto rende lo spazio tutto quanto valore di scambio, c'è anche una rivoluzione urbana del popolo minuto, del proletariato che vive nelle periferie, della marginalità, di chi vive nella marginalità urbana, che appunto attraverso il diritto alla città. E questa idea, ecco, di lettura del conflitto urbano può aspirare a una rivoluzione urbana che metta fine al modello di città capitalista per aprire a una realtà urbana appunto che nuova. Lefebvre concepisce lo spazio urbano come crogiolo di differenze, vede nello spazio urbano appunto il luogo dove realizzare autenticamente l'essere in comune degli uomini, dove realizzare autenticamente la fruizione dei beni, dei servizi di cui gli uomini hanno bisogno. Quindi appunto una città come opera d'arte, non come merce. In questa idea c'è appunto la considerazione di ideare una produzione dello spazio che sia dal basso, che sia appunto operata dagli stessi cittadini e abitanti. Mi avvio verso la conclusione, ho visto che è passata un'ora. Brevemente, nei due volumi sulla produzione dello spazio, credo che, vabbè, potremmo dedicarci un intero seminario a sé, però cerco di dare due elementi importanti. Lefebvre cerca di costruire una teoria politica generale dello spazio, cerca di dare degli elementi filosofico-politici per leggere le dinamiche spaziali. È qui che conia la distinzione tra valore d'uso e valore di scambio che ho spiegato. È qui anche che conia l'idea di un'economia politica dello spazio, come se ci fosse, ecco, un'economia politica che non è solo quella del ciclo della merce, ma è quella che investe proprio lo spazio urbano. Questa idea di economia politica dello spazio è stata ripresa oggi nella nostra congiuntura contemporanea da David Harvey, per esempio, per discutere e spiegare la crisi economica provocata dalla bolla speculativa dei mutui subprime, di come oggi di fatto il mercato della casa o comunque il mercato degli edifici, dello spazio urbano si sia finanziarizzato a tal punto da creare c'è chi chiama un secondo circuito di capitale, cioè questa economia politica dello spazio è un secondo circuito, il primo è quello della merce, che ormai ha reso autonomo il mercato e il valore di scambio dello spazio. Quindi, per Lefebvre, lo spazio non è mai vuoto, ma è sempre spazio sociale, è sempre uno spazio attraversato dai rapporti di proprietà, dalle asimmetrie
di rapporti di produzione, che non significa, cioè, se Lefebvre tenta di portare delle categorie dell'economico più prettamente economico-politiche allo spazio, non significa tout court appiattire lo spazio e l'economia, ma di vedere come anche nello spazio. Di come anche lo spazio sia diventato terreno di conquista per il capitale, come sia diventato appunto una nuova frontiera quasi per dar spazio alla valorizzazione capitalista. Concludo cercando di dare delle indicazioni su come Lefebvre sia stato anche molto profetico rispetto a delle dinamiche del modello attuale di città neoliberista. Abbiamo già visto appunto questa questione del secondo circuito di capitale di David Harvey, ma per esempio, ecco, nell'insistenza di Lefebvre sull'appiattimento e l'omologazione prodotti dalla società dei consumi negli spazi, e quindi di come la società dello spettacolo, per usare un termine di Debord, condiziona lo spazio urbano, Lefebvre di fatto è stato profetico delle riflessioni sullo spazio fatte dall'antropologo Marc Augé, che teorico dei non luoghi. Questo processo di omologazione e di omogeneizzazione, appunto, è quasi riprende o prevede gli studi sui non luoghi. Gli studi invece sulle periferie fatti da Lefebvre e quindi su come la città sia esplosa e abbia creato questa dinamica dell'urbanizzazione planetaria, come ho detto prima, ha anticipato vari studi sulle periferie, da Mike Davis a Loïc Wacquant, e a vari studi sulla banlieue, sui ghetti americani, eccetera, eccetera. Infine, Lefebvre, nell'indicare come l'economia, l'industrializzazione abbia modificato le città, nota come alcune città prendano maggior potere rispetto ad altre, e di come anche tra città venga creata competizione. Questa competizione tra città è stata descritta molto bene, per esempio, da tutti gli studi inaugurati da Saskia Sassen sulle città globali. E ecco, questo ricercare le dinamiche di valori di scambio nelle città da parte di Lefebvre credo che sia molto profetico rispetto a come oggi anche le stesse città cercano di accaparrarsi i grandi eventi, perché solo attraverso i grandi eventi e solo questa svendita dello spazio si può portare ricchezza, così ecco, in questo modo viene intesa, ecco, dal pensiero neoliberista urbano. E in questo delineare alcune città nei posti di comando rispetto ad altre, cioè, a me viene in mente, non lo so, oggi la borsa di New York, Francoforte, Bruxelles, cioè questi centri di comando che appunto sia da un punto di vista economico-politico sia da un punto di vista anche turistico di grandi eventi dominano un certo modello che poi altre città ripropongono. Avendo parlato un'ora, chiuderei. Mi ero segnato alcune cose sulla vita quotidiana, però lascerei lo spazio a Mario, poi semmai continuo. No, io mi limito soltanto a ricordare questa immagine della Comune che ha avuto un ruolo abbastanza forte nel 68 come modello utopico, come modello mitico, se vogliamo, e che ha avuto una delle cause della sua diffusione in un libro che Lefebvre, come abbiamo già ricordato, scrisse nel 65 la proclamazione della Comune. Per darvi un esempio del tono di questo libro, così viene descritta la giornata
più importanti, una delle giornate più importanti della Comune, 19 marzo, scrive Lefebvre 1871, la più bella aurora che mai abbia dato luce a una città, l'alba più splendente in cui si compivano le attese, i presentimenti, gli annunci dei tempi nuovi, i sogni, le utopie. Quindi vedete l'enorme rilievo che Lefebvre intende dare a questo episodio, perché in fondo di un episodio si tratta. Come sapete, la Comune è durata più o meno 2 mesi ed è stata poi repressa in modo spietato. Però questa breve durata ha una sopravvivenza nella memoria, e appunto nella memoria che diventa in alcuni momenti addirittura mito. Perché ci possiamo chiedere? Perché questa descrizione di Lefebvre ha colpito così tanto l'immaginazione degli studenti nel 68 e perché continua ancora in fondo a esercitare un suo fascino? Secondo Lefebvre, il merito immenso della Comune è dimostrare che una grande città moderna può fare a meno dello Stato. E questo è l'aspetto che, e anche l'uomo si libera dall'economia. Ma diciamo, questo aspetto che sembrava destinato a utopie del tutto irrealizzabili, in quei 2 mesi sembra trovare una sua concretezza. Questo determina poi il pensiero di Lefebvre per quanto riguarda l'utopia o l'immagine utopica. Cioè, la Comune non è un'immagine utopica nel senso astratto, cioè nel senso che c'è una fine della storia molto lontana che forse un giorno si realizzerà quando gli uomini cambieranno modo di vivere e di pensare. No. La Comune è qualcosa che è stata possibile perché era una tendenza e una linea di sviluppo possibile e concreta all'interno della situazione in cui è nata, cioè era un evento possibile, non era un evento astratto. Questo si ispira a Lefebvre per la sua concezione dell'utopia, utopia concreta, come direbbe Bloch. Un'utopia che cerca di individuare in una situazione le tendenze possibili realmente, non quelle, non delle immagini astratte da sovrapporre alla realtà. Questo tipo di immagini tende a rivalutare nel passato proprio quei possibili che sono stati esclusi o sconfitti. Cioè è una visione della storia che non è una visione unilineare, univoca, dominata da un progresso o comunque da una linea inesorabile che non si può mai rimettere in discussione. Il passato è visto come un nesso di possibilità, la Comune per esempio è un possibile, è qualcosa che è stato possibile realizzare, era possibile praticare questo mondo senza Stato o questo mondo senza economia. Ma questo possibile è stato distrutto. Questo ci autorizza a dire che chi ha vinto avesse ragione? Questo è il problema. Secondo Lefebvre, no. Secondo Lefebvre esistono dei possibili che hanno più valore di verità e più valore di proiezione verso il futuro di ciò che ha vinto. Non è vero, non è detto che ciò che ha vinto abbia maggiore razionalità di ciò che è stato sconfitto, che il possibile che ha dominato la situazione sia quello in assoluto più ragionevole o migliore da un punto di vista più generale. Quindi ogni evento per Lefebvre diventa un nodo di possibilità. Questa è la sua visione della storia. Non il procedere di una necessità univoca e unilineare, come anche i partiti della socialdemocrazia alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento avevano potuto credere, cioè che il socialismo si sarebbe affermato quasi come una legge necessaria della storia che avrebbe portato al superamento del mondo del capitale. Per Lefebvre non esiste questo determinismo storico, ogni evento è un nesso di possibili e
e non è detto nel corso dell'evento quale sia destinato a prevalere, ma soprattutto nella lettura di qualcun altro che dal futuro rilegge l'evento così come si è svolto. Bene, in questa lettura, questo nuovo lettore, potremmo essere noi rispetto alla comune, possiamo leggere in quell'evento che è stato portato a conclusione in quel modo lì, altre possibilità che sono state represse. Possiamo riestrarre e riportare alla luce i possibili che in quell'evento sono stati mascherati, inavvertiti, messi ai margini. Dice Lefebvre, gli storici in un senso critico naturalmente, portano alla luce contenuti fino ad allora velati, latenti, mascherati, inavvertiti nell'enormità esplosiva del fenomeno. Ogni volta che una di queste virtualità si delinea o si realizza, essa proietta una luce retroattiva sull'intero processo. Cioè, praticamente, se lo storico critico riporta alla luce una possibilità latente nel fenomeno che sta studiando, una possibilità che magari è stata sconfitta o emarginata, ma che aveva una sua concretezza e un suo valore di verità, bene, questo permette di rileggere tutto il fenomeno in un altro modo. Cioè la storia non si fa soltanto, diciamo, alla luce della necessità che ha vinto, ma anche alla luce dei possibili che hanno perso. Se questi possibili avevano un loro valore di verità concreto, cioè non è che erano sogni astratti, ma erano tendenze reali che sono state soppresse. La comune è stata soppressa da una violentissima e sanguinosa repressione, ma ciò non vuol dire che il tentativo di organizzazione della società che ha tentato, quella società in cui diminuiva la presenza dello Stato e dell'economia e si affermava appunto un principio di organizzazione sociale cooperativa, solidale, non è detto che questo tentativo di per sé abbia meno verità di quello che poi ha vinto, cioè dello Stato che si è affermato successivamente. Dicevo che mi limito a dire di tutto questo esperimento che la Comune ha tentato, era fondamentale, ad esempio, il rifiuto della separazione degli spazi e dei lavori. Cioè la Comune mette in discussione la separazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale e la separazione della città, come abbiamo visto prima, in luoghi abitati soltanto dalle rappresentanze dello Stato e dal potere e luoghi invece destinati all'emarginazione e agli oppressi. Cioè in questo periodo, appunto, con le riforme di Haussmann, che si crea questa dicotomia tra un centro che continua a rimanere il centro del potere e da cui vengono espulse i popoli che lo abitavano fino al 700 e all'800. Cioè si crea questa scissione tra un centro città rappresentativo e dominato dalle organizzazioni del potere e uno spazio periferico in cui vengono ricacciati i ceti popolari che abitavano nelle strade della città, nel vecchio senso della città. Ora, appunto, la comune è una rivolta contro questa espropriazione dello spazio. È una rivolta da parte di chi è stato espulso dalla sua città, dai ceti popolari di Parigi che venivano trascinati o costretti ad andare nelle periferie perché i loro quartieri erano rasi al suolo per costruire i grandi boulevard della Parigi che ancora adesso vediamo. E quindi c'era proprio ecco, questa rivolta tra le altre cose, tra le altre motivazioni.
dentro di sé aveva questo rifiuto della separazione degli spazi. Ora, questo, vi cito una frase di Lefebvre, tentarono di riprenderne possesso in un'atmosfera di festa guerriera ma radiosa. Ora, questo complesso di cose che io qui ho accennato molto brevemente, e cioè rifiuto della separazione del lavoro, rifiuto della separazione degli spazi, riappropriazione della città da parte di chi ne è cacciato o da chi vive in essa in modo subordinato e marginale. E questa idea del possibile nella storia come qualcosa che va rivalutato come categoria di pensiero rispetto invece alla storia dei vincitori che si afferma in maniera irreversibile, dicono loro, ma che in realtà non è così irreversibile se lo storico sa riproporre nel presente questi possibili soffocati. Questi possibili soffocati nel passato, nel presente possono riacquistare senso. Possono riacquistare attualità, possono riattualizzarsi, possono dare forza, energia, speranza, immagini, progetto a chi nel presente si trova a combattere una battaglia diversa da quella che certamente è stata considerata nel passato, ma indubbiamente affine. Cioè, in qualche modo, gli esiti di una lotta svoltasi nel passato possono essere rimessi in discussione dalla lotta presente. Se in questo caso i vincitori e i vinti si scambiassero le loro parti, se nella lotta in questo momento quel possibile avesse possibilità di vivere, cioè si pensasse a uno spazio abitabile, per esempio, e realizzato in cui l'espulsione degli abitanti nella periferia viene rimessa in discussione e contestata, allora probabilmente anche quella lotta che veniva giudicata a quel tempo reazionaria, retrograda, inutile perché non c'era verso di fermare questo che veniva considerato un progresso, ecco, allora anche quella lotta acquista un altro senso e un altro valore. Tutti questi elementi hanno influenzato moltissimo i situazionisti che, come qui è stato più volte detto, sono stati parte non secondaria dell'elaborazione intellettuale degli studenti del 68 e di quanto allora è accaduto. Allora, per esempio, da questo urbanesimo, questo studio dello spazio di Lefebvre trova una sua continuità in quella che Debord chiamava psicogeografia. E che cos'è la psicogeografia applicata appunto allo spazio urbano? La psicogeografia, diceva Debord, si propone lo studio delle leggi esatte e degli effetti precisi dell'ambiente geografico, consapevolmente disposto o meno, agendo direttamente sul comportamento affettivo degli individui. Allora, questo vuol dire che se tu fai il progetto di una casa, di un quartiere o di un palazzo, non devi guardare soltanto, come diceva Francesco prima, non devi guardare soltanto la funzione di questo palazzo, di questa casa, di questo quartiere. Non devi costruire soltanto una macchina per abitare, ma devi in questo progetto consapevolmente considerare il comportamento affettivo degli individui. Vedete che qui è un architetto di nuovo genere che si immagina, è un urbanista di nuovo genere, è un urbanista che Debord considerava rivoluzionario. Cioè, inserire nell'idea progettuale di un quartiere, di una casa, di una città, il rapporto col comportamento affettivo degli individui, cioè questa casa, in questa casa io sarò più felice o meno felice, mi opprimerà, mi darà un senso di chiusura, di claustrofobia, di anonimato, oppure sarà un luogo dove io potrò sentirmi persona ed essere vivente. E tutto questo non affidato al caso, ma a quella che Debord chiamava situazione costruita, cioè a un progetto voluto e strutturato.
Quindi Debord parla di costruire luoghi che siano somme di possibilità, perché diciamo non solo lo storico guarda gli eventi del passato come somme di possibilità, ma anche nel presente bisogna costruire luoghi dove più possibili siano realizzabili, dove ci siano differenze, alternative, movimento. Possibilità di trascorrere da un possibile all'altro, dove nessuno si senta, come dire, schiacciato a un'identità monolitica, unica, e definita, per sempre, una volta per tutte. Questa possibilità di muoversi all'interno dello spazio è per Deborah anche questa una parte che deve entrare nella progettualità stessa, di una città, di un palazzo, di un quartiere. Questo discorso, dice Debord con un accento provocatorio, non si limita neanche solo all'abitare, bisogna prevedere anche ambienti inabitabili che non servono per abitare, ma per giocare, per esempio, per suscitare passioni, per il passaggio, per il contatto gratuito tra le persone. Tanto è vero che un situazionista aveva immaginato una città più o meno fantastica in cui ogni quartiere c'era, questo riprendendo delle utopie di Fourier, c'era cioè un quartiere della paura, un quartiere dell'eros, un quartiere come dire, dell'entusiasmo, un quartiere insomma, ogni quartiere doveva suscitare scatenare una forte passione. Ed era ovviamente non destinato all'abitazione in questo caso, ma al loisir, quello che è un termine importante che sia Debord che Lefebvre usano. Che cos'è un loisir? Cioè, cosa significa costruire ambienti per il loisir? Il loisir alla lettera sembrerebbe l'ozio. Il dizionario Littré dice che il loisir è una condizione nella quale è permesso fare ciò che si vuole, oppure spazio di tempo necessario per fare qualcosa a proprio agio, tempo che resta disponibile dopo il lavoro. Sono tre definizioni. Debord respinge l'ultima, tempo che resta disponibile dopo il lavoro, ovviamente non gli interessa, ma invece, soprattutto la seconda, gli interessa spazio di tempo necessario per fare qualcosa a proprio agio, dove sostanzialmente al produttivismo frenetico e isterico, insomma, con cui si muove il capitalismo contemporaneo, a questa euforia isterica del consumo e dei luoghi di consumo, ecco, viene opposto invece a questa specie di lentezza, no? Questa specie di arresto del ritmo vitale, questo approfondimento, questa intensificazione interna del ritmo vitale che deve diventare appunto passione, differenziazione, personalità differenziata, scelta tra possibili consapevoli. Ecco, tutto questo richiede agio, loisir, forse la traduzione più adatta, agio, tempo e approfondimento e la, appunto, progettazione di spazi di vita che lo consentano, perché tutto questo rimane utopia astratta e non utopia concreta se rimane un pio desiderio, non si traduce in progetti di abitazioni, in progetti di spazi, in progetti di comportamenti, di luoghi in cui le persone si possono intersecare e interagire a questo scopo, con questo intendimento, con questa intenzione. Quindi ecco, ora tutto questo naturalmente in forma caotica e poi probabilmente molto poco duratura e soddisfacente, ma comunque è stato intuito in qualche maniera. È stata una delle, come dire, delle molle emotive del 68. Questo tipo di sentimento, di sentire comune, è stata una delle molle profonde del 68. Questa ricerca di una vita non sottomessa integralmente alla funzione,
ma in cui fo ci fosse uno spazio di approfondimento del possibile, di gioco dei possibili. Questo era probabilmente qualcosa che, come dice, detto un film, era proprio nell'aria, nello spirito, nell'anima di chi ha partecipato a questo movimento. Abbastanza comatosa per molti anni, alla fine è stato chiuso e la collezione, che era la collezione in questo ambito qua, diciamo, del mondo rurale, una delle più importanti d'Europa, forse la più importante, adesso è confluita nel Museo del Mediterraneo di Marsiglia. Significa che quella collezione lì sostanzialmente non viene, cioè è andata lì per non essere più esibita. E questo è uno. Secondo commento, Le Corbusier, sì, direi che non avevo ben chiara la dinamica, direi che ci ha preso anche alla luce degli ultimi libri che sono usciti sulle Corbusier, che ha messo a fuoco il rapporto molto stretto di adesione al fascismo. Ah, sì. E questo è sempre importante perché si parla molto del caso Heidegger, ma il caso Le Corbusier secondo me è più pregnante. Perché lì si parla di adesione cosciente per un periodo lungo e insomma dà una luce un po' diversa su quello che poi è passato sotto l'etichetta di modernismo in architettura, che però mette assieme Bauhaus e Le Corbusier, appunto. Se poi guardiamo al caso italiano, il fronte antimodernista in architettura è stato portato avanti. Associando modernismo a, diciamo, sinistra. E il soggetto che è stato più attivo in questo ambito è stato forse l'intellettuale più importante della Lega Nord delle origini, questo Onetto, Gilberto Onetto, che è stata una figura importante, architetto, urbanista, partigiano dell'architettura vernacolare, come hai detto tu, contro l'architettura modernista, razionalista della sinistra dal suo punto di vista, insomma. Invece questo punto che hai sottolineato è importante. No, le due domande, allora, una è sul quotidiano e l'altra è sul conflitto. Allora, guardando al presente, parto dal discorso del conflitto. I casi rari di conflitto in Italia effettivamente hanno a che fare sicuramente con il territorio. Cioè, casi più forti, appunto, Val Susa. La base dal Molin di Vicenza, e qui c'entra molto questo aspetto qua, non è solamente discorso militare, è anche una questione di uso del territorio. E poi il TAV, l'autostrada nell'Alto Vicentino, insomma, a me sembra che effettivamente i focolai di conflitto, appunto, sottolineo, rari, hanno molto a che fare con l'infrastruttura, con la logistica, con la modernità dispiegata, diciamo, hanno a che fare con l'urbano? Questa è la domanda, cioè le categorie delle Lefebvre anche riviste aiutano effettivamente per pensare a questo tipo di conflitti, oppure questo tipo di conflitti porta a rivedere, a modificare quelle categorie. La seconda cosa è sul quotidiano, perché giustamente Mario ha parlato del situazionismo che è incontro di un paio di mesi fa. Tra un paio di settimane parleremo di Desertò e quindi invenzione del quotidiano, questo aspetto, che in realtà molto ha a
a che fare con quanto avete detto, una parte del libro proprio sul modo in cui la persona sta all'interno della città. Ecco, siccome hai lasciato fuori questo aspetto del quotidiano, volevo chiederti se potevi tornare su questo aspetto per metterlo un po' a fuoco in lefebvre, perché se tu possiamo parlarne dopo, insomma, però mi sembra che per dare rotondità al discorso che hai fatto, almeno un accenno su questo elemento, serve, insomma, se c'è tempo, se ci sono altre domande. Quindi come domanda terrei questa sul discorso del conflitto, perché so Va che bene. interessa entrambi, e quindi mi interessava la vostra lettura, diciamo, sull'applicabilità oggi di questo impianto rispetto al caso italiano, perché è quello che abbiamo più sott'occhio, insomma. Ma rispondo subito o raccogliamo come fate di solito? Io non domanda sulla questione dell'effetto, io non conosco, ho letto solo delle cose qua e là, perché no, mi occupo di aziende, mi occupo di 4 centinaia di città, e quindi non ho un lavoro rigoroso né approfondito sull'effetto. No, ma la questione che io la vedo in questo modo, cioè che a me ha dato questa impressione che anche un po' le cose che avete raccontato oggi, è che c'è una grande potenza sulla destruence dell'analisi, insomma, delle dinamiche, lo sviluppo, parlo in particolare dello sviluppo delle città urbane, e però mi sembra di vedere poco dal punto di vista della costruence, se non questo riferimento alla città come opera d'arte, insomma, no? Quindi da una parte si fa un grande lavoro su questo rapporto, valore di scambio, valore d'uso. Però poi quando si tratta di dire che tipo di città vogliamo costruire, cosa c'è oltre il funzionalismo della città neocapitalistica, neoliberista, no, nel rapporto nell'uso della località centrale, insomma, i valori più vicini al centro sono quelli che si gonfiano, e più si è distante dal centro, più questi valori si sgonfiano per la questione dell'accesso. Però Haussmann a Parigi ha tentato di rompere questo principio di fondo, perché ha tentato di costruire dei quartieri, ci ha provato, no? A costruire dei quartieri che fossero, come dire, multiclassisti, si può dire così? Non lo so, io credo che probabilmente ci fosse un tentativo di questo genere. Io oggi credo che le città abbiano sì bisogno di andare verso l'interclassismo, quindi superare questa alterità centro-periferie, perché abbiamo bisogno di portare gente comune, e non solo le classi borghesi, all'accesso e al diritto alla città come diritto alla conoscenza, diritto all'informazione, diritto ai servizi, no? Qui a Brescia abbiamo un esempio forse formidabile da questo punto di vista. San Polo è stato la grande periferia di Brescia degli ultimi 50 anni, e che è rimasta una periferia fino all'altro ieri, cioè fino a quando è arrivata la metropolitana. E quindi la metropolitana ha reso questo quartiere perfettamente isolato, chirurgicamente isolato dalla città, chirurgicamente isolato dalla città, che era stato pensato come una periferia e come una periferia marginale dal grande architetto che l'ha pensata, però solo oggi con i mezzi di comunicazione l'abbiamo riconnessa alla città. Ci vuole altro, ovviamente, non basta l'alta velocità, ovviamente, per portare e cambiare la città. Ecco, qui la domanda è se in Lefebvre c'è questo tentativo di vedere cosa c'è al di là della forma funzionale della città. E quindi veramente di guardare al post-fordismo, la città post-fordista, la città armonica, no, che è interclassista, che ammette nella città verticale. No, noi critichiamo oggi la città verticale, ma nella città verticale c'è anche un altro tentativo di una visione interclassista. Poi New York ovviamente scompone questo principio, però io credo che questo sia il tentativo di capire se Lefebvre appunto ci dà qualche indicazione in questa direzione, o se invece si ferma alla destruence, insomma, del suo apparato analitico. Insomma.
se rispondi adesso. Okay. Spendiamo queste mie due domande. Sì, perché sono abbastanza complesse. Allora, sulle Corbusiere adesione al fascismo, sì, conosco questo dibattito. Tra l'altro, non mi ricordo dove l'ho letto. Comunque, credo nel volumone di scritti degli Einaudi delle Corbusier. Lui negli anni 20-30 ha partecipato a un giornale di un imprenditore che era stato anche generale nella prima guerra mondiale con la Francia, e questo giornale, ora mi sfugge il nome, però era il tentativo di costruire un movimento, cioè uno dei primi tentativi di costruire movimenti nazionalisti di destra in Francia, e questo capetto imprenditore e ex generale dell'esercito francese era un po' quello che finanziava questo gruppo a Parigi. Le Corbusier ha partecipato a questo giornale scrivendo molti articoli su questa idea di come portare nello spazio e nell'abitare, nello spazio urbano, l'idea taylorista e fordista. E secondo me questa è la prova, anche prima, diciamo, dell'avvento del fascismo vero e proprio in Francia, di come anche Le Corbusier, anziché aderire, ad esempio, non lo so, al Fronte Popolare o altri movimenti di sinistra in Francia, no, ha aderito a comunque un movimento di destra. Ecco. Quindi sì, anche secondo me Le Corbusier è profondamente di destra, oltre ad aver simpatizzato per il fascismo, incarna questa idea di realizzare la tecnica che, fino a concepire una casa come macchina per abitare, cioè, che è inquietante, nel senso, siamo quasi nel romanzo Brave New World di Huxley, mi sembra, come idea di applicazione del fordismo, ecco. E la prima domanda sul conflitto. Sì, secondo me molte categorie di Lefebvre possono essere applicate ai conflitti territoriali, non solo a quelli urbani, diciamo, ma anche a situazioni in cui, appunto, l'ambiente viene sconvolto dalla grande opera, come la Val di Susa o il TAP in Puglia, queste questioni qui, e di come, appunto, una certa idea di progresso capitalista di fatto sia nefasta e distrugga tutta una serie di dinamiche di vita, appunto. Secondo me ci bisognerebbe continuare la ricerca sociale sulle Lefebvre tentando di provare sul campo le sue categorie. La mia tesi di dottorato è stata una tesi non teorica, ma ho voluto costruire anche, diciamo, una monografia sull'autore che desse l'idea di come fosse un autore complesso e completo, e non l'urbanista, il sociologo o anche l'architetto spezzettato, ma un filosofo che vuole interpretare Marx ed Engels, vuole rivitalizzare il marxismo e lo mette alla prova del reale. E in questo metodo alla prova del reale ha anche dato vita a delle discipline come la sociologia urbana, ma l'idea non era dar vita a una disciplina, ma provare certe categorie, certe dinamiche, leggere il reale. E in questa idea, ecco, di teoria e prassi molto affine, molto a Gramsci, anche, penso, c'è sicuramente un campo ampio per leggere gli attuali conflitti territoriali con le categorie di Lefebvre. Sul quotidiano io me ne sono occupato meno, nel senso che ho approfondito più le questioni sullo spazio, sia ora per questioni di tempo, sia perché
Anche io stesso ho prediletto le questioni urbane, ma per esempio su Deserto c'è una mia collega di Padova che si è dottorata da poco come me, che ha proprio scritto una tesi su la filosofia del quotidiano in Lefebvre, ha approfondito l'altro filone parallelo all'urbano, dove per esempio ha scritto un capitolo di confronto con Deserto. Secondo me è molto attuale anche il confronto, perché entrambi sono lettori del 68, Deserto come presa di parola, e anche questa idea del quotidiano, insomma, secondo me, ecco, Lefebvre non cita Deserto e nemmeno Deserto cita Lefebvre. Però, vabbè, Lefebvre è un disastro sulle citazioni, nel senso che io tante cose, dalle Corbusier ad Heidegger, ad altri, non so, anche a Machiavelli, lui non cita. Devi tu un po' capire, anche Marx non ti mette mai magari il riferimento preciso. Va un po' così, perché lui era un grande oratore, era un panflettista, stava al pezzo del dibattito, diciamo, e quindi ha anche scritto questi libri che sembrano anche quasi conferenze spesso, tra traslitterate, insomma, ecco, sbobinate. Però sì, sicuramente secondo me, cioè, io credo che sul quotidiano ci vorrebbe un altro seminario come oggi. Perché è sicuramente una via da percorrere. Per esempio, ecco, a differenza della scuola di Francoforte, che ha una pars destruens molto forte, loro sono molto critici, però ecco, Lefebvre quanto è critico sulla vita quotidiana della società, dei consumi, dello stato dello spettacolo, tanto però con l'idea dei possibili spiegata da Mario. Pensa la trasformazione sociale e pensa il ribaltamento della società capitalista, del modello capitalista, mentre magari la scuola di Francoforte ha toni più cupi. Però, per esempio, su queste cose, ecco, magari è più famosa la scuola di Francoforte. Quindi, secondo me, Lefebvre potrebbe essere anche utile, perché è l'esempio di come sì. Cioè, la modernità è pervasiva a tratti totalitari, ma come dire, non dobbiamo lasciarci scoraggiare, o comunque ecco, o creare. Ecco, il pessimismo non è un tratto della sua filosofia, del suo pensiero, anzi, recupera il vitalismo nietzscheano. Ha scritto anche diversi libri su Nietzsche. Recupera un po' quel vitalismo a livello collettivo, sociale, di trasformazione, che magari poi finisce nel tragico, come la comune. Però ecco, nella storia si è data prova che c'è un altro modo di vivere. E in questa idea del possibile, lui propone come sovvertire per ridare fiato, ridare ossigeno a quelle idee sconfitte, sì, ma sconfitte militarmente, non sconfitte perché non hanno, come dire, non hanno ragione di esistere o di essere. Sulla domanda tua è vero, sulla potenza della parte destruens, nel senso che appunto, cioè, diciamo, la prospettiva di Lefebvre è riprendere la critica marxiana e riproporla. Che tipo di città, diciamo, antifunzionalista? Allora, io credo, è vero, da un lato il patto fordista keynesiano costruiva case per tutti, quindi magari c'è, cioè, anche, non so, il piano casa di Fanfani, cose così, sembrano rivoluzionarie rispetto ad oggi, che è difficile trovare casa, che si preferisce tenere gli spazi chiusi, piuttosto che appunto creare politiche sociali della casa, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, quello che Lefebvre critica potrebbe, ai nostri occhi, potrebbe sembrare invece qualcosa di utile. Perché comunque il capitalismo era in una fase di espansione, e lo stesso movimento operaio era riuscito anche a
essere egemone culturalmente su certe questioni, quindi ottenere e strappare dei diritti. Mentre la città neoliberale oggi molti parlano di città duale, ovvero appunto di questa proliferazione della polarità e della differenza simmetrica tra le persone. Quindi, rispetto al neoliberismo oggi, che crea sempre più città di poveri e di ricchi, o comunque di chi ha, non, sì, forse cioè, dal povero che è senza tetto, ma anche a chi magari non si può permettere una casa. E come me, con una borsa di ricerca, convive ancora con altri ricercatori a Pisa. Ecco, mentre le politiche della casa ci possono sembrare rivoluzionarie, anche se appunto erano, nonostante la critica alla macchina per abitare. Ecco. Cosa c'è alternativo? Ma allora, secondo me, Lefebvre rimane, cioè pure avendo fatto alcune inchieste sociologiche, pure se non si è provato sul campo diverse volte, cioè rimane secondo me un filosofo, quindi rimane un filosofo aperto all'azione e non ci dà un programma di come dovrebbe essere la città alternativa. Condivide molte delle cose che ha detto Mario sui situazionisti, anzi, quelle cose partorite dai situazionisti. Sono nate anche nei seminari che facevano assieme a Strasburgo. Però sì, a Lefebvre non possiamo chiedere, hai fatto questa critica, allora che modello di città ci dai? Non esprime un modello di città alternativo, però, come dire, apre delle vie all'azione politica che sono interessanti rispetto, ad esempio, all'idea di città come opera d'arte. Cioè, oggi, nel XXI secolo, dire, per esempio, ai nostri amministratori di pensare alla città come un'opera d'arte a partire dai bisogni e dei desideri dei cittadini e non a partire da riuscire a accaparrarsi le Olimpiadi o il grande evento di turno, cioè, penso sia già qualcosa di rivoluzionario, perché ormai le nostre città sono salotti di negozi dove appunto decreti sicurezza, Daspi urbani, dove il povero, il marginale viene espulso, non si deve vedere, cioè stiamo quasi tornando a scenari vittoriani dal Popolo dell'Abisso, il romanzo di Jack London. Ora, questo parallelo lo faccio perché. Ecco, riproporre invece un'idea di città non sottomessa alle logiche capitalistiche, che sia il funzionalismo da un punto di vista architettonico, che siano logiche più economico-politiche, di appunto attrarre la città dal punto di vista turistico, svendendola, o anche tutto il dibattito sull'impatto della gig economy di Airbnb sulle città, come alzano i prezzi, eccetera, eccetera. E addirittura qualche settimana fa hanno messo i tornelli a Venezia per contare i turisti e si è aperto anche quel dibattito. Perfino Repubblica, Tommaso Montanari ne ha parlato su Repubblica, dando ragione a quei movimenti che hanno provato a smontare i tornelli. Nel senso che oggi si pensa più una città sempre più. Ecco, per una funzione, Venezia, c'è il turismo, quindi dobbiamo vendere, io credo che recuperare questa idea di città come opera d'arte, quindi come opera delle persone che la vivono, innanzitutto tende a demistificare la retorica neutralizzante, depoliticizzante della tecnica, che ormai. Appunto, ci sono i tecnici che governano quasi che la politica non possa dire più nulla. E dall'altro lato, ecco, secondo me sta a noi oggi pensare a quale città contrapponiamo al modello neoliberale e a riempire ancora di più questa idea di città come opera d'arte. È chiaro che qui, cioè, si va a mettere le mani, comunque a intaccare rapporti politici, rapporti economici, una via,
possono essere anche amministrazioni virtuose, non lo so, come la Napoli di De Magistris o la Barcellona di Ada Colau, che cercano di limitare certe dinamiche, però anche qui non è facile nemmeno, cioè oggi ci sono delle dinamiche appunto internazionali che nemmeno, cioè nemmeno il sindaco purtroppo che vince le elezioni riesce a dominare. E sì, secondo me questa è una sfida, ma penso che non è che Lefebvre è un critico e basta e non ha pensato all'alternativa. Io credo, cioè studiando, leggendolo, credo che per lui sarebbe anche, cioè, dare un quadro preciso di come dovrebbe essere una città antifunzionalista, una città anticapitalista, sarebbe fare quello che ha fatto Althusser con la scienza marxista, nel senso che lui, cioè Lefebvre ci tiene molto a lasciare campo libero all'agire politico e a riflettere politicamente e filosoficamente senza determinare scientificamente precisamente l'agire, e in questo secondo me, ecco, lui volontariamente lascia il campo aperto, dà delle indicazioni di lotta, nel senso che, ecco, Lefebvre credo approverebbe l'occupazione di spazi vuoti abbandonati e recuperati ad uso sociale per fare dormitori per i senza tetto, scuole di italiano per migranti, sportelli popolari per l'aiuto del lavoro, eccetera eccetera. Credo che questo tipo di pratica le approverebbe proprio perché sono pratiche che vanno a innestare nella linea del progresso dello spazio del tempo capitalista elementi propri della comune, però ecco, no, non c'è un'idea precisa. Bene, la città relazionale, parlando di città relazionale, c'è qualche... Sì, quella era una cosa che è stata sviluppata più dai situazionisti, sì. Posso? Devo dire una cosa su quello che ha detto lei, essendo alla fine del suo intervento sul 68 francese e su questa questione dei possibili. C'era uno slogan che mi è sempre piaciuto molto del 68 francese, che è sulle pavé la plage, sotto il selciato la spiaggia, che appunto apriva questa possibilità. Il selciato, col selciato facevano la guerra, facevano le battaglie con i poliziotti, con i sanpietrini, i famosi sanpietrini. Ma il selciato poggia, i sanpietrini poggiano su uno strato di sabbia, e quindi alzando le pietre sotto c'era questo strato di sabbia che ricordava la spiaggia, la possibilità quindi di unire lotta e piacere, lotta e di riprendersi la città anche in questo senso. Poi per quanto riguarda la questione del quotidiano, che io volevo dire che praticamente dalla sua relazione, dalla relazione di Francesco, si è concentrato Lefebvre, o comunque la sua relazione, si è concentrata su questo aspetto della riappropriazione dello spazio urbano come uno degli aspetti della critica alla vita quotidiana, ma che in realtà è un aspetto importante, ma appunto non è il solo, e soprattutto se viene declinato, se viene considerato come diritto, ecco, era questa la mia questione, un diritto che poi viene specificato ulteriormente in un elenco di diritti: il diritto all'informazione, il diritto all'espressione, il diritto ai servizi, alla cultura, alla mobilità. Cioè mi pare che quando diventa un elenco di diritti perde la sua carica sovversiva, no? Che lui contrapponeva proprio la sovversione, che doveva essere la sovversione della vita quotidiana, la rivoluzione politica, che non necessariamente risolve questi conflitti. Cioè il diritto, lo sappiamo, il diritto, vuol dire diritto alla cultura, diritto ai musei, quando il museo costa 14-15 euro,
quando diritto ai trasporti, quando il trasporto ormai ti tolgono i treni regionali, ti sostituiscono con, con le frecce che è. E quindi, ecco, secondo me si perde molto questa probabilmente iniziale idea. Poi io volevo dire qualcosa anche rispetto al confronto tra la situazione parigina, che mi considerava soprattutto in quegli anni, 68, e quella italiana. L'Italia, forse per questo anche che, come diceva Poggio, non è... Ci sono, ecco che ricompare nominato in Italia, non ha avuto una grande risonanza il pensiero di Lefebvre. L'Italia era in una situazione diversa, le nostre città, non solo Parigi, che era l'unica metropoli francese dove tutto si concentrava. Noi abbiamo 100 città, appunto 100 piccole città, e soprattutto una estesa provincia, estesi paesi di provincia, per cui non credo che si possa paragonare per esempio San Polino a una banlieue. Ecco, San Polino è qua anche quando non c'era la metropolitana, e peggio, e soprattutto peggio nel progetto di Benevolo, perché il San Polino è stato progettato da Leonardo Benevolo. Io mi ricordo il progetto di Benevolo non lo prevedeva come un quartiere abbandonato, periferico, anzi c'erano le intenzioni erano diverse, erano di creare un quartiere dove questi balconi, questi come si chiamano, tipo case di ringhiera, insomma, dove si poteva comunicare, cioè la gente si incontrava, c'erano questi ponti che collegavano una casa alla... Il progetto era diverso nelle intenzioni, poi è diventato un quartiere periferico, ma non... Diciamo, i ghetti sono nati dopo, sono quelli delle torri, sono purtroppo quelli delle case popolari che vengono veramente quelle costruite in maniera pazzesca, e soprattutto diventano, cioè si concentrano lì tutti, vengono concentrati lì tutti i problemi del mondo, insomma. Poi un'altra cosa, lo sventramento dei centri storici. Allora io mi ricordo a Matera, la gente non voleva uscire dai Sassi, quando li hanno costretti a venire via dai Sassi, perché quello era il loro ambiente, lì loro vivevano, avevano le loro comuni, insomma, vicini, ma lì bisognava venire via, cioè le condizioni igieniche, le condizioni, cioè alcuni quartieri, lì non si può neanche parlare di possibile risanamento, a differenza, non so, del Carmine che poteva essere risanato, o del quartiere che è stato abbattuto per fare Piazza Vittoria, qui poteva essere risanato, ma nei Sassi era veramente difficile lasciare che le persone rimanessero lì. C'è anche un attaccamento a volte anche non razionale, insomma, proprio ai propri luoghi. Ecco. Una cosa di... Vai. Diciamo che oggi sta accadendo qualcosa di diverso dal funzionalismo delle Corbusier nelle città. Sta avvenendo quello che Francesco descriveva, e che Lefebvre, che in questo forse ci può ancora servire, cioè sta avvenendo che i nostri centri storici sono deprivati di tutte le funzioni, che è una cosa diversa, per essere estetizzati. Ormai si entra anche al Duomo di Firenze in chiesa pagando 10 euro, sì, sì, sì. Lo stesso a Pisa. Quindi c'è una... siamo in una fase oltre quella diversa da quella di Le Corbusier, siamo in una fase in cui non è più la funzione, ma l'estetizzazione, e la parola d'ordine con cui si amministrano i centri storici. Allora, questa è però un'altra forma di espropriazione, cioè il fatto, per esempio, che parlo di Firenze, ma credo che la situazione è in molte città analoga, le università sono state decentrate, i tribunali sono stati decentrati, perfino le caserme sono state decentrate. Tutti questi palazzi del centro non sono stati né risanati
sono stati affidati al turismo di massa, o in forma di museale, o in forma di bed and breakfast, o in forma di alberghi, che ormai coprono la quasi totalità del centro storico. Allora, questa è quella che Lefebvre chiamava l'ultima ed estrema speculazione finanziaria sullo spazio urbano. Quindi, in questo senso, le sue analisi ci servono per capire un fenomeno molto recente, che ai suoi tempi era appena agli inizi. E quindi quando poi si chiede, ma in positivo che cosa vuol dire? Ora, se non vogliamo ragionare in astratto, in positivo significa che il palazzo fatiscente della facoltà di lettere, di Firenze, di Venezia, di chi volete voi, invece di essere ristrutturato per essere trasformato in una residence a 4 stelle, viene risanato perché gli studenti ci tornino, ci vivano. Quando ancora 30 anni fa i quartieri del centro storico universitari, sto parlando, dove esisteva un'università, come l'Orso Duro a Venezia, oppure la zona di intorno al Duomo a Firenze, erano abitati fittamente da studenti. Che sono stati progressivamente tutti espulsi. Prima sono stati espulsi i proletari, va bene, quelli sono stati espulsi ancora prima, ma poi sono stati espulsi anche gli studenti, cioè anche tutta la, vabbè, in fondo una classe borghese, piccolo borghese, quello che volete. Allora, le scelte sono queste, cioè la critica della messa a valore di scambio della città. Perché questo è, diciamo, al di là dei fenomeni superficiali, alla base c'è questo fenomeno che Lefebvre ha individuato, cioè che lo spazio viene trattato come fonte di profitto, di valore di scambio. Non è più considerato come un valore d'uso. Vado all'università, l'università è nel centro, di quel, è nel centro, è in quel quartiere ne prende vita, questo è un valore d'uso. Le abitazioni di chi va a quell'università sono vicine, lì intorno. Questo è un valore d'uso, è una rete di rapporti umani, è una rete sociale. Ecco, se invece questo non, diciamo, il criterio diventa la produzione di valore di scambio da quell'edificio, qui stiamo parlando proprio di edifici, di cose molto materiali, allora evidentemente abbiamo come conseguenza l'anonimato, l'estraniazione e quindi è d'accordo che il risanamento ci vuole in alcuni casi. Non, se no si rimpiangiamo il premoderno a tutti i costi. Ma quando furono demolite le Halles a Parigi, insomma, i situazionisti si impegnarono in una battaglia nella difesa delle Halles, non solo loro per la verità, ma non si trattava di difendere le Halles come luogo poco salubre, infetto, perché questo era anche vero, si trattava di contestare il fatto che diventasse quelle che sono ora le Halles, e cioè un centro commerciale, uno dei centri commerciali più grandi del mondo, dove diciamo il valore di scambio, non neanche più la funzione di Le Corbusier, ma il valore di scambio domina incontrastato e regola i movimenti delle persone lì all'interno, perché questo è il punto. Quella struttura spaziale incarna così perfettamente il valore di scambio che ti determina perfino se vai a sinistra o se vai a destra, o se vai dritto o se vai indietro. Quando ti ci perdi sei finito, ti sei perso nel valore di scambio. È una cosa allucinante per trovare delle cose là dentro. Allora, queste sono alternative concrete su cui Lefebvre ci può ancora... È chiaro che non abbiamo un'utopia di città modello in questo momento, forse gli urbanisti e gli architetti hanno qualcosa di più in mente di quanto non possiamo dire noi, però tuttavia alcune cose sono queste, sono molto visibili e sono addirittura cose di senso comune. Però è stato scelto di svuotare i centri delle città spostandone tutte le funzioni utili fuori per trasformarle in produttività, diciamo in vuoti che producono valore di scambio, profitto e danno. Però secondo me questo vale nelle grandi città, così nelle metropoli. Beh, vale a Venezia, vale a Firenze, vale a Roma, vale a Napoli, sì, comincia a valere, insomma, vale in quasi tutte le città. Tutte le città nostre, ecco, volevo far presente
Sì, non lo so, non lo so. Io vedo che è un modello che si sta affermando a scala quasi universale e anche in città di medie dimensioni, perché a Pisa stanno facendo la stessa cosa, e Pisa è una città di 100.000 abitanti. Quindi voglio dire, non mi pare, a Lucca lo hanno fatto già da tempo, a Siena non ne parliamo, Siena è una specie di baraccone di Disneyland a cielo aperto. Carcassonne in Francia, che non è Parigi, c'era gente che gira in abito medievale con le alabarde. Io quando sono arrivato lì, volete fare un giro sulla carrozzella con gli armigeri medievali che guida? Cioè, voglio dire, ma questo fa ridere, però in realtà è una scelta di profitto, è una scelta di profitti, è una messa a valore dello spazio. Quindi lo spazio diventa un valore di scambio e perde quelle funzioni d'uso che erano poi alla base di un rapporto interumano molto diverso. Ora, questo, ripeto, non è che ci abbiamo delle ricette, però se intanto si cominciasse a riflettere su questo e agli errori enormi che sono stati fatti negli ultimi 20-30 anni dalle amministrazioni cittadine su questo piano, forse questo è per esempio un punto di partenza, non lo so, il diritto alla città per l'appunto. Sì, parlava di la questione dell'elenco di diritti e della perdita della carica sovversiva. A questo proposito, Lefebvre all'inizio degli anni Ottanta scrive il terzo volume sulla critica della vita quotidiana e nell'introduzione parla proprio di un concetto, ovvero il concetto di récupération, dove appunto nota come l'idea di diritto alla città e altri suoi concetti politici, filosofici coniati siano stati recuperati quasi facendone una rivoluzione passiva, per usare una terminologia gramsciana. Ovvero spiega come appunto sia in Francia ma anche in altre parti del mondo appunto l'idea di diritto alla città e altri concetti siano diventati dispositivi del potere per legittimare certe pratiche che non hanno nulla a che vedere con la sua teoria urbana e politica. Ad esempio, già negli anni 70, prima il partito gollista, poi anche Mitterrand negli anni 80, riutilizzano concetti di Lefebvre, come anche l'idea della vita quotidiana, per legittimare le loro politiche urbanistiche. Ma ora qui il discorso sarebbe molto lungo, ma appunto non hanno niente a che vedere. Ci sono stati che hanno anche costituzionalizzato il diritto alla città, facendo elenchi di tutti i diritti, begli elenchi ma mai praticati. Ad esempio il Brasile ha costituzionalizzato con una legge federale il diritto alla città, poi però qualche anno fa abbiamo conosciuto bene il movimento Pass Livre, che protestava per il rincaro dei costi del trasporto. Erano quelli appunto che lottavano con la pratica di saltare i tornelli e di usare il trasporto pubblico in maniera gratuita. E, sì, la stessa Francia negli anni 90 ha prodotto una legge sul diritto alla città, dove Lefebvre era già morto, però dove si riprende l'idea di diritto alla città, viene fatto un seminario di approfondimento su questa legge e l'unica voce fuori dal coro era Étienne Balibar, che dice: quale diritto alla città per i sans-papiers, per gli immigrati cosiddetti clandestini? Quindi sì, c'è stato poi tutto un riutilizzo del diritto alla città per diciamo anche cercando di costituzionalizzarlo giuridicamente, ma di fatto facendolo perdere la carica sovversiva. Per questo io propongo di leggere l'idea appunto come un concetto filosofico politico, come appunto un appello, un richiamo del popolo minuto, degli oppressi, e non come
l'ennesimo diritto umano da scrivere nella lunga lista che però si dimentica subito. E sulle febbri in Italia, sì, è vero, non ha avuto molta risonanza nel 68, però c'è stata una casa editrice fiorentina, la Moizzi, che attraverso l'architetto Mariani ha tradotto i suoi libri. Cioè, i pochi libri tradotti di Lefebvre in italiano sono usciti negli anni 70, riguardano soprattutto, hanno tradotto anche, poi la Dedalo ha tradotto i volumi sullo Stato, sì, però comunque. Lefebvre, il primo Lefebvre che è arrivato in Italia era Lefebvre urbanista, tanto, studioso dell'urbano, tanto che la Moizzi promuoveva anche la traduzione italiana di una rivista, Spazio e Società, che era proprio quasi l'esatta traduzione della rivista francese fondata da Lefebvre, più altre riflessioni. Però poi diciamo, è stato completamente dimenticato. Ci sono. Io cioè, tanti libri, anche tanti libri in francese sono fuori commercio, li ho recuperati nelle biblioteche o in qualche sito di libri antichi, così, però ora un pochino si sta ripubblicando anche in Italia. Ombre Corte ha pubblicato i due volumi sul diritto alla città, ecco, però su. Ah, poi ha citato il caso dei Sassi di Matera. Ora io non conosco la situazione di Matera. Però è chiaro che secondo me va trovato un compromesso in favore, in modo particolare degli abitanti di uno spazio, tra la mancanza di igiene, diciamo, di certe strutture, dei sassi e la volontà della popolazione di viverci. Nel senso che, cioè, per esempio, nel libro della Comune di Parigi, Lefebvre parla che i comunardi percepiscono un investimento affettivo, dice. Cioè, la popolazione, gli abitanti, ha un investimento affettivo anche negli edifici che vive, che abita. Quindi è chiaro che, cioè, secondo me, magari appunto non era il caso di continuare a vivere nei sassi, ma non era nemmeno il caso di rendere i sassi museo e espellere le persone. Forse ecco, un ripensare ecco, come dire, tradizioni popolari verso una modernità che non cancella per il profitto, ma modifica e comunque cerca di, ecco, di creare un compromesso positivo, credo che sia una via percorribile. E sì, questo ecco. Scusa, posso chiedere, Sì. sa se c'è qualche riferimento alle febbre da parte del Derrida, studioso dell'architettura? Ha scritto dei libri sull'architettura, anzi, li facciamo qua. No, anzi, io tendo a distinguere molto Lefebvre da Derrida perché, soprattutto per questo fatto, perché la recezione americana, statunitense di Lefebvre è quella di appiattire Lefebvre sulla cosiddetta French Theory. E nella French Theory c'è il minestrone, diciamo, Derrida, Foucault, eccetera, eccetera. Ecco, cioè, già. Diciamo, già senza Lefebvre è Saluto. una cozzaglia sbagliata, ma diciamo perlomeno nel campo strutturalista e post-strutturalista potrei anche capire cercare di fare una quadra. Però Lefebvre, essendo stato comunque lungo l'arco di tutta la sua vita un acerrimo nemico proprio dello strutturalismo, dell'althusserismo, accomunarlo, ecco, può darsi che ci siano dei punti in comune, Quindi ci sono proprio ma. riferimenti da parte di Derrida che ha scritto questi libri sull'architettura piuttosto recenti, cioè Sì, voglio sì, dire, sì, sì. se c'erano dei riferimenti alle febbre. No, cioè, non mi pare ora, No. poi no, non sono un esperto di Derrida, ma credo proprio di no. Se vuoi dire tu una cosa. No, a te, cioè, siccome sono arrivato a un certo punto e parlavate delle banlieue di queste zone, ecco, allora, come sai, in Italia uno dei primissimi che ha studiato queste situazioni è una persona a cui noi siamo legati spiritualmente, è Danilo Montaldi di Cremona, Sì. che ha scritto Milano Corea. Corea. Allora, lì l'intreccio è molto interessante perché Montaldi era un signore che aveva stretti rapporti.
con la cultura francese, in particolare anche con l'ambiente di socialismo Barbarì. Allora, lì c'è Milano Corea, socialismo Barbarì, Debord, che aveva molto a che fare con socialismo Barbarì. Ecco, allora mi chiedevo, ti chiedo, se questa è una pista, se Montaldi e Lefebvre in qualche modo si sono incontrati. Non credo. Però si sono occupati in un certo un arco di tempo che sono gli anni 50, quindi siamo in una fase molto, ecco, viste gli intensissimi rapporti di Montaldi con signori come Lefort, Castoriadis e così via. Ecco, io credo che questo sia legato a una questione che ha a che fare con la posizione politica di Lefebvre sino al 58. Quindi sino al 58 Lefebvre è considerato un uomo del Partito Comunista, sì. Cioè così. E questo creava, rispetto a queste posizioni che erano già così molto dei problemi. Sulla bibliografia di Lefebvre, magari mi sbaglio, ma secondo me Einaudi ha pubblicato. Einaudi ha pubblicato. Esatto. E sì. Che nella nostra ottica, all'epoca, adesso io sono un economista, no? Ecumenico, no? Eravamo molto settari, era come dire, la conferma che Lefebvre era un uomo che apparteneva a quel marxismo abbastanza tradizionale, cioè questa è stata la prima ricezione italiana, no? Che quindi, ad esempio, Filone Quaderni Rossi, Lefebvre, cioè, hai capito? Cioè, quindi le difficoltà derivano anche da queste, che sono, come dire, fasi storiche diverse, tra loro in un certo senso non comunicanti. Ecco, adesso noi riusciamo a... Ma allora era così, come testimonianza, all'altra. No, no, hai ragione, no. Hai ragione che... È vero che Lefebvre era percepito come... Cioè, non veniva capita la sua eterodossia, la capiamo ora a posteriori, soprattutto nel dibattito, nel conflitto con Althusser, ma all'epoca, perché nonostante la sua idea di materialismo dialettico sia in realtà molto interessante. Sì, e poi bisogna leggerlo però, allora veniva respinto. Chiaro, solo perché il libro era il materialismo dialettico, chiaro, sì. E anche sulle febbre uomo del Partito Comunista è vero, anzi, diciamo che lui, Lefebvre si arrabbia molto con Sartre, perché oltre alla polemica sul fatto che sull'esistenzialismo, ma perché dice io sono, ho fatto il partigiano, ho collaborato al partito dal punto di vista anche pedagogico, politico, ora sono nella minoranza antistaliniana e tu Sartre non dai una mano nel partito, ma fai l'intellettuale organico. E su questo, ecco, è vero che poi da dopo il 58, che si è avvicinato ai situazionisti eccetera, è stato accolto meglio nella gauche radicale anti-autoritaria, sì. Più in Francia che in Italia. Sì, più in Francia che in Italia. Su Danilo Montaldi è vero, secondo me bisognerebbe continuare le ricerche sul nesso Montaldi, su Socialismo Barbarì e Lefebvre. Facciamo il numero, perché Montaldi era un sociologo di strada, ma attenti, cioè Montaldi è uno che ha una cultura sociologica aggiornatissima. Ecco, cioè lui è il referente, ecco, per la sociologia, per la con Feltrinelli e Einaudi. Ecco cosa eccetera. Ci scriverai per dare il numero sulle Lefebvre. Esatto, un rapporto fra Montaldi e Lefebvre. Incastrato. Vabbè. No. Grazie. Grazie.